come tutti conoscete, di grande spicco e di grande rilievo. In particolare mi fa piacere salutare la sorella del professor Manlio Pastore Stocchi, che è con noi questo pomeriggio, e ringraziare tutti gli illustri relatori che hanno accettato il nostro invito. Poi dirò qualche parola successivamente, ma ora do subito la parola per gli altri saluti istituzionali di rito al direttore, rappresentante del direttore del Dipartimento Studi Linguistici e Letterari del nostro Ateneo. Prego. Grazie al Presidente, porto i saluti appunto del direttore Gabriele Bizzarri, professor Bizzarri, ma in realtà forse dovrei dire che porto i saluti dei direttori del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, non perché ci sia una diarchia in corso, ma perché tra il momento in cui questa giornata di studi è stata ideata e la sua reale realizzazione di oggi c'è stato un passaggio di testimone fra il direttore uscente, sorridente, cioè il sorridente perché finalmente è uscito da questa fatica, Sergio Bozzola, e invece Gabriele Bizzarri, l'attuale direttore che era impegnato in altre attività, come si dice, istituzionali che non gli consentivano di essere qui con noi. Dirò solo due parole velocissime. Io in realtà sono appunto Franco Tomasi e sono un italianista, quindi in qualche modo rappresento un tratto di continuità, spero non troppo disonorevole, degli studi di Pastore Stocchi nel nostro dipartimento. Il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari ha avuto tra i suoi soci fondatori proprio il Dipartimento di Italianistica, che è quello in cui la casa, per certi versi, in cui Manlio Pastore Stocchi ha abitato per lungo tempo, erede a sua volta dell'Istituto di Filologia e Letteratura, fondato da Vittore Branca in anni un po' lontani nel tempo, ma Vittore Branca, maestro e primo mentore degli inizi della carriera di Manlio Pastore Stocchi. Pastore Stocchi ha insegnato per qualche anno, certo, anche all'Università di Bergamo, ma per lungo tempo la sua carriera si è svolta qui e i suoi insegnamenti hanno ruotato fra la filologia medievale umanistica, parzialmente anche nella filologia critica dantesca, e in quella che noi addetti ai lavori definiamo l'italianistica generale, cioè la letteratura italiana. Sono diversi fronti che voglio ricordare perché rispondono un po' all'ampio orizzonte degli interessi di Pastore Stocchi studioso, di una fertile e oggi non sempre più così facile da riprodurre dialettica fra ricerca e didattica. C'è in qualche modo un'attività molto, un legame molto stretto fra l'insegnamento e la didattica. Mi piace anche ricordare in questa sede che Manlio Pastore Stocchi è stato uno tra gli iniziatori, anzi ha avuto una funzione veramente di padre fondatore della Scuola Galileana di Studi Superiori. Infatti dal 2004 è stato coordinatore della classe di Scienze Morali. Oggi, proprio quest'anno, ricorre il 20º anniversario della fondazione di questa scuola e in questa attività Manlio Pastore Stocchi aveva, a questa attività, dedicato molte energie ed è ricordato con grande affetto dai suoi, chiamiamoli allievi, anche se non erano allievi diretti. E lo dico perché alcuni di questi sono oggi i nostri colleghi in dipartimento, quindi è un lascito tipico, direi, dell'insegnamento di Pastore Stocchi, che non ha mai voluto, non ha mai cercato necessariamente degli allievi in senso stretto, ma generosamente offerto la sua intelligenza, la sua cultura, la sua competenza a tutti coloro che avevano voglia di recepirla e di farsene in qualche modo portatori sani, chiamiamola così. Questo grande respiro della sua attività scientifica si è registrato anche proprio nell'aspetto didattico. Le relazioni che seguiranno sono più attente ai lasciti, diciamo, culturali. Mi piace spendere solo una parola per la grande dedizione con cui Pastore Stocchi ha sempre insegnato e ha seguito i lavori di tesi e gli studenti, sempre, come dire, disponibile ad accompagnarli nel percorso di formazione, anche, come dire, chiudendo un occhio quando magari la formazione zoppicava un po', nel tentativo di giungere degli esiti di qualità. Mi piace anche ricordare, in merito alle attività che ha svolto nel Dipartimento e tra e con i colleghi e le colleghe, alcune attività scientifiche, queste sì, una fra tutte credo sia opportuno ricordarla qui, perché ha visto, proprio per la volontà di Pastore Stocchi, un grande coinvolgimento di colleghe e colleghi del Dipartimento. Mi riferisco alla storia della cultura venete, un'impresa di ampio respiro, edita per i tipi di Neri Pozza,
e che ha saputo disegnare un grande affresco, appunto, una storia culturale che anche per merito di Magno Pastore Stocchio, che ha diretto questa iniziativa, ha valorizzato molte delle intelligenze presenti nel nostro dipartimento. Insomma, un contributo davvero fecondo, lungo e attivo di un uomo che ha guardato con la giusta ironia, talvolta anche l'istituzione accademica, non facendosi travolgere e anche talvolta sapendo sorridere e ironizzare i tratti più rigidi o burocratici. E da ultimo, prima di chiudere questo mio rapidissimo saluto, vorrei ricordare un altro dei modi di partecipare alla vita culturale del Dipartimento e dell'Italianistica Padovana di Manlio Pastore Stocchi, cioè la partecipazione attiva ai momenti collegiali, ai seminari, ai momenti di incontro di lavoro, specie con i giovani o con altri studiosi, quelli che poi nella tradizione del nostro dipartimento sarebbero diventati i seminari del giovedì, cioè un incontro periodico di relatori o relatrici relativi ad ambiti di ricerca dell'italianistica, hanno visto fin dalle prime edizioni Manlio Pastore Stocchi come fra i partecipanti più attivi. Era un interlocutore sempre attivo, talvolta generava anche timore in chi andava a parlare in questi seminari, ma aveva costruito in queste occasioni non delle stanche, ripetitive, come dire, litanie accademiche, ma dei momenti di lavoro davvero reale. Si usciva sempre molto accresciuti dalla partecipazione a questi seminari in cui raramente Maglio era distratto o poco attento, o non faceva le domande giuste nel momento giusto, appunto, magari mettendo in difficoltà il relatore, ma costruendo un discorso collettivo. Quindi sono davvero molto contento a nome degli italianisti e del Dipartimento nel suo insieme di assistere a questa bella giornata. Grazie. Grazie al professor Tommasi per questo bel ricordo di Manlio e la parola al presidente dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, neopresidente, potremmo dire, professoressa Zaniolo. Prego. Buongiorno a tutti, io porto i saluti e direi la gioia di essere con voi dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere d'Arti, che ebbe in Manlio Pastore Stocchi, uno dei suoi membri più attivi. Voglio dire due parole di Manlio, ma sono espressioni e sentimenti direi quasi personali, nel senso che io l'ho trovato quando sono entrata in Accademia, ho trovato questa figura eccezionale perché io sono dell'ambito di scienze e quindi non ho frequentato tutti i vostri dipartimenti, ma neanche voi avete frequentato i miei. Allora, per cui perdonatemi, ma è una cosa abbastanza particolare così, di partecipazione, ma per dire quanto grande fosse quest'uomo e quanto abbia dato all'Accademia. Homo multorum librorum, quale miglior definizione di Manlio Pastore Stocchi, filologo, critico letterario, accademico, al quale oggi dedichiamo alcune riflessioni. Descrivere lo studioso, la sua personalità originale e articolata, la sua inesauribile curiosità intellettuale non è semplice e non è soprattutto nel mio ruolo. Però faccio mie le parole del mio predecessore, Antonio Daniele, che in questa aula di Manlio Pastore Stocchi ebbe a dire, cito, «Uomo coltissimo e curiosissimo, fornito di una biblioteca copiosissima, aveva un eloquio affascinante e soprattutto una scrittura che, sotto una patina apparentemente démodée, celava perle di stile e succhi infiniti di acume critico». Proprio della biblioteca di Manlio Pastore Stocchi, che Daniele definisce copiosissima, la sorella Antonietta mi ha appena invitata, ma è un invito che estende sicuramente a tutta l'Accademia e anche agli altri ospiti presenti,
Treviso, dove la biblioteca intera, nei suoi armadi, nelle sue scaffalature, è stata portata in centro a Treviso, quindi aperta e disponibile a tutti. Manlio Pastore Stocchi è nato a Venezia, cresciuto a Treviso, vissuto e morto a Padova. Era profondamente veneto, amava il Veneto, la sua gente, la sua cultura, la sua storia. La sua fisionomia civile, come evidenziano chiaramente i 10 tomi dedicati alla storia della cultura veneta, scritti con Arnaldi dal 1976 al 1986. E suo occuparsi sempre accanto ai grandi della letteratura italiana, degli autori considerati a torto minori come Foscolo, Goldoni e Zanella. Amava moltissimo Giacomo Zanella, che definì il poeta gloria dei Veneti e di cui pubblicò praticamente tutti gli scritti. A me, vicentina e biologa, fa sempre molta tenerezza leggere la sua presentazione del poemetto Milton e Galileo, in cui con estrema delicatezza Manlio Pastore Stocchi mette a nudo l'animo di Giacomo Zanella, rettore dell'Università di Padova, sacerdote, ma entusiasta dei progressi scientifici del tempo. Tutto teso a una conciliazione poetico-filosofica tra scienza e fede. Ma oggi devo qui ricordare il Manlio Pastore Stocchi accademico. Egli era affiliato a molte accademie, ma per l'Accademia Galileiana ha avuto sempre una particolare affezione, frequentandola con assiduità. Sempre affabile e pronto al colloquio con colleghi ed amici, che qui aveva numerosi e dedicandole un numero ragguardevole di memorie, inclusa la prolusione dell'anno accademico 1997-98, in cui ha magistralmente illustrato il nostro stemma o emblema accademico. Prolusione dal titolo Ricovrarsi nell'antro delle ninfe, quell'antro in cui anche oggi siamo qui riuniti a ricordarlo. Grazie. Grazie anche alla Presidente dell'Accademia, tocca ora a me. Ricordare Manlio come magna pars vicepresidente per molti anni dell'Ente Nazionale Francesco Petrarca. E però confesso subito che non mi è facile compito parlare di Manlio, perché come è stato ricordato la grandissima ricchezza, la multiforme ricchezza, la profondità delle sue conoscenze affidate fino all'ultimo ad una memoria tenace e sempre condivise generosamente con chi aveva la fortuna di parlare o di conversare con lui, inducono in molti di noi, e tuttora io credo, e particolarmente in me, una forma di soggezione. Era davvero come è stato detto nel felice titolo di questa giornata di studi, un uomo di molti, anzi direi di moltissimi libri, ma di libri non semplicemente annusati o sfogliati, ma di libri letti, di libri meditati, di libri indagati, di libri che intesi a costruire un vero e proprio percorso di cultura italiana, di cultura veneta, come è stato ricordato, e su itinerari sui quali, anche questo è stato appena detto, sui quali molti ancora camminano. Quindi parlerò soprattutto in poche parole di Manlio, del suo rapporto fecondo e lungo con l'Ente Petrarca, che è un'istituzione culturale di cui egli è stato davvero grande parte, molto, molto tuttora.
rimpianta. Manlio entra a far parte del consiglio direttivo dell'ente nell'aprile del 2002 e poi già nel giugno seguente l'allora presidente Leopoldo Mazzarolli lo sceglie come suo vicepresidente. Ricopre la carica fino al giorno della sua scomparsa e in un periodo difficile, quando anche Leopoldo Mazzarolli scomparve, e quindi per alcuni mesi fece le funzioni di presidente e si assunse l'onere di guidare l'ente al di là di quella impasse istituzionale che si era creata. Ma al di là delle cariche, al di là delle forme, voglio sottolineare la lunghissima fedeltà di Manlio non solo e non tanto all'ente Petrarca, quanto a Petrarca, da cui discese questa vicinanza all'ente e questa vicinanza, questo suo coinvolgimento negli studi petrarcheschi. Per Manlio, come scrisse in un memorabile saggio del 1975 dal titolo L'umanesimo del Petrarca, Petrarca era stata una presenza che aveva mutato il volto dell'Europa. E Manlio si rende ben conto che è una figura impossibile da ricondurre ad unità e da comprendere fino in fondo in questa veramente rivoluzionaria valenza storica. E quindi altro non rimane che una frequentazione tenace e intelligente di tutte le tracce che Petrarca ha lasciato dietro di sé, sia in volgare, sia in latino, sia in opere compiute, sia in opere incompiute. E 3 anni dopo quel saggio, che era nato come un'introduzione all'edizione UTET delle opere latine di Petrarca, Manlio compare per la prima volta in un evento organizzato dall'ente stesso, vale a dire le nostre letture Petrarce, che allora, oggi cariche di una gloriosa tradizione, ma che allora erano ancora un libero ciclo di conferenze, non avevano cioè assunto quella cadenza regolare ed annuale che dopo poco avrebbe caratterizzato questa iniziativa. Nel 1978 Manlio tenne la lezione di apertura su Petrarca vir bonus e di lì a un triennio, nel 1981, di nuovo fu lui ad aprire la lettura con una magistrale lezione sui sonetti 3 e 61 del canzoniere e poi anche in altre successive occasioni con lezioni puntuali sui sonetti del guanto, sul sonetto 90 e ricordo anche che quando nel 2020, unico caso storicamente dato, la lettura non si poté tenere materialmente a causa della pandemia, del conseguente lockdown, Manlio volle consegnare il suo testo e darlo alle stampe, sua conversazione intitolata Ombre del Petrarca. Ma al di là di queste occasioni più anche definite e formali, Manlio fu sempre un lettore, come dire, partecipe e attivo e organizzatore delle letture stesse e quindi un grande apporto il suo nell'organizzazione di questi cicli di conferenze con segnalazione di possibili relatori e lettori sempre di alta qualità scientifica. Ecco, un altro aspetto che voglio ricordare e che riguarda proprio l'attività di organizzatore culturale e che dimostra tutta la capacità progettuale di Manlio è quello dei convegni. E in particolare voglio ricordarne brevemente 3 che sono stati davvero, davvero importanti.
Nel 2004, quando ricorre il settimo centenario della nascita di Petrarca, l'ente provvede organizzando ad Arqua un'orazione pubblica affidata a Carlo Carena e a Padova con un importante convegno internazionale di studi Francesco Petrarca da Padova all'Europa. Convegno che vede Manlio sia tra gli organizzatori e i membri del comitato scientifico, sia tra i relatori, tra gli oratori, con un saggio di grandissima finezza su Petrarca e i potenti della Terra, come dove sottolinea con grande finezza la nota unitaria di Petrarca nel suo noto carteggio con papi, imperatori, principi laici, vescovi, cardinali, dove la nota costante, scrive Manlio, è sempre avvertibile, è la rivendicazione umanistica del valore della cultura rispetto a tutti gli altri valori mondani. 7 anni dopo, un altro convegno nel 2011, organizzato dall'ente su sollecitazione di Leopoldo Mazzarolli, è dedicato a un tema fino allora poco studiato e trascurato degli studi petrarcheschi, cioè Petrarca e il diritto, e ovviamente tema tutt'altro che marginale e peregrino, se solo appunto si considera che la formazione di Petrarca è una formazione giuridica che però non volle mai fosse coronata dalla laurea e quindi che non si concluse con l'atto finale. Ecco, in quell'occasione Manlio prese in esame l'unica lettera superstite di Petrarca a Luca da Penne, autorevole giurisperito e alto funzionario della Corte Pontificia in Avignone. Da ultimo il suo preziosissimo apporto all'importante convegno che ebbe una felice riuscita del 2018, Geografie del Petrarca, i cui atti con qualche traversia, come talora succede, sono non solo in corso di stampa, ma in corso di conclusione di pubblicazione, quindi di imminente uscita, dove Manlio, da par suo, tenne una relazione su considerazioni sull'interesse petrarchesco per la geografia, dove mirabilmente si vedeva la sua capacità veramente eccezionale di coniugare questa cultura umanistica davvero sterminata con competenze anche di natura scientifica estremamente importanti e per molti di noi sorprendentemente, insomma, in possesso di Manlio. Voglio chiudere infine con una citazione di nuovo quel saggio che ho prima ricordato, l'umanesimo del Petrarca. Cito: la complessità del mondo morale è rivelata all'umanesimo petrarchesco dalla ricchezza della casistica letteraria piuttosto che di quella tanto più indecifrabile e perplessa del reale. Petrarca vive in compagnia dei libri con la stessa pienezza e lo stesso frutto che gli sarebbero stati accordati dalla più sanguigna presa sulla realtà. Ebbene, fate ovviamente salve, come dire, la grandezza incomparabile di Dante, da lui sempre proclamata, la lunga frequentazione con Boccaccio, mi pare di poter tranquillamente dire che tra i trecenteschi maggiori della nostra letteratura era forse con Petrarca che Manlio, due uomini diversi di multorum librorum, aveva via via instaurato nel corso degli anni un dialogo molto fecondo tra affini. Grazie. Bene, allora possiamo cominciare con le relazioni, ringraziando i nostri illustre autorità che hanno dato il saluto fino ad ora, con la relazione ora del professor Piero Boitani dell'Università di Roma La Sapienza, accademico dei Lincei, che parlerà sul tema La passione di Manlio. Grazie. È acceso, sì. Dunque, intanto vi ringrazio perché
È la prima volta che entro in questa stanza e è abbastanza emozionante. E poi ricordare Manlio, adesso vedrete come è una relazione leggera questa, molto leggera. Non parlo di quasi per niente di Manlio studioso, perché ci sono studiosi che ne possono parlare molto meglio di me. Parlo della mia storia personale con lui, che è una storia che risale ai primissimi anni 70, in maniera indiretta. Quindi vi chiedo di scusarmi, anche perché c'è sempre in queste storie personali un po' di narcisismo in agguato nei racconti autobiografici. Allora, siamo nell'autunno del 1971, quando io arrivo a Cambridge, in Inghilterra, dopo un anno passato negli Stati Uniti, nel profondo Midwest dell'Ohio, tra l'estate del 69 e l'estate del 70. Allora mi occupavo per la mia tesi di laurea alla Sapienza di letteratura afroamericana, addirittura, un argomento assai poco frequentato all'epoca, e tanto che quando uscì il libro che poi derivò dalla tesi, fu il primo in Europa, a dire la verità, ad affrontarlo, e il secondo o il terzo al mondo. Dunque arrivo a Cambridge con un bell'accento del Midwest, la tesi afroamericana da trasformare in volume come lettore d'italiano, che voleva dire all'epoca insegnare lingua, letteratura e storia italiana, e come dottorando di PhD con una ricerca sul romanzo inglese del Settecento, quindi di nuovo con la letteratura afroamericana non aveva niente a che vedere, ma allora nel campo dell'anglistica si praticava, come penso anche quello dell'italianistica, la massima imposta da Mario Prats, per cui ci volevano due libri su periodi completamente diversi della storia letteraria di un paese, in questo caso l'Inghilterra o gli Stati Uniti, per fare una qualsiasi carriera. Quindi il Settecento, una tesi concordata con Agostino Lombardo e Giorgio Melchiori. La prima cosa che accade nel Michaelmas term, come si chiama, il primo trimestre del 71, fu la conversione cui gli inglesi mi forzarono dall'americano che parlavo all'inglese britannico, anzi a quello di Oxbridge, come viene chiamato. Non era tollerabile, assolutamente tollerabile, che un italiano parlasse inglese con interiezioni continue come you know e I guess. Per il primo, per you know, si usava a Oxbridge esitazioni e pause come balbettamenti confusi di frasi che davano a intendere che uno era appena disceso dall'Empireo e non sapeva, per dirla con San Paolo, se era nel corpo o fuori del corpo. Per il secondo, I guess. Gli americani lo ripetono continuamente nelle frasi, a Oxbridge si impiegava l'espressione I presume, espressione che era quella che Stanley aveva rivolto a Livingstone nel mezzo dell'Africa quando l'aveva trovato. Dr. Livingstone, I presume, come se ci fosse un altro Dr. Livingstone in mezzo all'Africa nera. È un'espressione che vedrete poi ritornerà più tardi in questa storia, proprio a proposito di Manlio. Dunque, in 3 mesi gli inglesi mi curarono dell'accento americano e mi convertirono a quello tra l'accademico e l'aristocratico che praticavano loro. E la conversione fu così radicale che il mio inglese fu proclamato pulito al punto che, espressione letterale, one could eat his breakfast of it. Cioè ci si poteva consumare la prima colazione su questo inglese, quasi fosse una immacolata tovaglia di lino. Questa era la cosa. La seconda conversione fu dalla cultura afroamericana e dal romanzo del Settecento al Medioevo, perché, eccetera, eccetera, we don't need another study of the RMR, the 18th century novel, non abbiamo nessun bisogno di un altro studio del romanzo settecentesco, ma invece we need, mi fu detto, a comparison between Boccaccio and Chaucer, un paragone tra Boccaccio e Chaucer.
avevano bisogno di questo. E aggiunsero, questa fu la cosa abbastanza comica, diciamo, you am are naturally qualified for that, cioè ero per natura qualificato a fare questo paragone, per natura non si capisce come, perché avevo studiato ciò all'università perché c'era Mario Prazzo, ma non di più. Sicché prima del Natale del 71 divenni medievalista in potenza, per così dire. Ma per questo erano passati appena 3 mesi dal mio arrivo. Ma per diventarlo in actu dovetti passare mesi e mesi, anzi anni, a leggere le opere di quei due scrittori grandissimi, la letteratura che li circondava, la patristica, la scolastica che li sovrastavano, le artes poeti, le artes predicandi dell'epoca e insomma un po' della critica più agguerrita perlomeno. E qui appunto spunta per la prima volta il nome di Manlio Pastore Stocchi, perché studiando quel poco che ho studiato, Manlio Pastore Stocchi era una divinità che faceva parte di un Olimpo situato tra Padova e Venezia, studiava Boccaccio, Petrarca, l'incipiente umanesimo, con grandissima intelligenza e con una perfezione filologica eccezionale. Ricordo che di lui ressi per prima cosa una recensione su Lettere italiane del De Viris Illustribus di Martellotti, uscita nel 65, quando io facevo ancora il liceo, addirittura, il cui estratto conservo gelosissimamente all'interno del volume dell'edizione nazionale. Quindi però era lassù, insomma, Manlio era, io ero un ragazzetto. Nel 75, sono passati 4 anni, andai apposta a Firenze, a Certaldo, per partecipare al congresso del centenario su Boccaccio. Avevo pubblicato su Medium Evum una recensione della traduzione americana del Boccaccio medievale di Branca, dove avevo indicato tutti i punti in cui i traduttori si erano rivelati assoluti traditori, facendo dire a Branca l'esatto contrario di quello che aveva scritto in italiano, e non solo il contrario, ma sbagliando, cioè facendolo sbagliare, mentre lui se ne guardava bene. Branca l'aveva letta e mi fu gratissimo, anzi da allora, come si dice in inglese, he loved me, mi amò, in inglese si usa questa espressione, sino alla fine della sua vita. A Firenze, a Certaldo, c'era tutto il gota degli studi trecenteschi, non solo Branca, ma da Villanovic a Shklovsky, addirittura Padoan, Baratto, Limentani, e Pastore Stocchi. E poi c'erano nella Laurenziana naturalmente gli olografi del Teseida e del Decameron, perché venne apposta Hamilton 90, che io costrinsi una reticente bibliotecaria a depositarmi sul tavolo dove l'avevo. Dice: ma non andrebbe bene una copia? Dico: no, 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 voglio vedere l'originale. E quella poverina Branca mi presentò a tutti come studioso di Cambridge, che naturalmente dava un qualche alone di prestigio a uno che invece si sentiva ed era una totale nullità in mezzo a questo valalla di umanisti. È probabile che io abbia stretto la mano di Manlio allora, ma certo non osavo fargli domande. L'unico a cui le feci fu Alberto Limentani, curatore del Teseida, e cugino di Uberto, che era direttore del Dipartimento di Italiana a Cambridge, cioè quello dove lavoravo io. Sia come si sia, io tornai in Inghilterra pieno di entusiasmo e scrissi un articolo intitolato Boccaccio's Triumph, che raccontava al resto del mondo le cose e le persone che avevo scoperto. Negli anni successivi, naturalmente, seguii con interesse crescente i contributi di Manlio a tutte le opere di Giovanni Boccaccio, curato da Branca per Mondadori, e diversi corposi interventi sull'umanesimo. Menziono soltanto i primi, quelli su Boccaccio, perché mi entusiasmarono allora e sono ancora oggi importanti per me. Per esempio, l'introduzione e l'edizione dell'allegoria, poi ne parlerà meglio di me, naturalmente, Luciano Formisano, dell'allegoria mitologica, del De Canaria, del De Mantibus. Manlio era perfetto, coniugava la filologia e Mercurio, come aveva prescritto Marziano Capella,
con chiarezza mirabile, con un'erudizione sconfinata, aperta però all'umanesimo che stava sopraggiungendo. Era un modello inarrivabile per me e restava certo un olimpico, perché poi io non lo conoscevo, non lo praticavo, non lo frequentavo. Qui siamo negli anni tra fine 70 e inizio 90. Io rientro in Italia, mi faccio le ossa a pescare a Perugia, approdo alla Sapienza nell'85 con cattedra di letteratura inglese, poi divenuta cattedra di letterature comparate nel 98. Manlio entra ai Lincei nel 2005, io nel 10, dopo aver vinto nel 2 il Feltrinelli per la critica. Lo vedo adesso ogni mese, ma conservo la coscienza della distanza che separa la sua altezza e la mia totale insignificanza. Scambiamo naturalmente cordiali, formali, convenevoli, finché un giorno accade un disastro quasi terminale. Il 14 e il 15 dicembre del 2016, vedete quanto sono preciso, perché me lo ricordo benissimo, si svolge ai Lincei un convegno sulle ragioni della commedia tra passato e futuro. Leggo il programma e scopro con orrore che Manlio Pastore Stocchi vi terrà un intervento intitolato Ulisse, I presume. Rimergeva la frase di Stanley a Livingston. Ma a me non importa un fico secco del titolo spiritoso di Pastore Stocchi. Io vado su tutte le furie. Ma come osava costui parlare di Ulisse a uno che aveva dedicato, non so, 5 libri a Ulisse? Che proprio quell'anno poi avevo pubblicato questo enorme librone intitolato Il grande racconto di Ulisse, che un benevolo recensore definì tutto quello che avreste voluto sapere di Ulisse e di più. Non andai ad ascoltarlo perché ero furioso, non volevo infuriarmi ancora di più. Ma lui, poco dopo, me ne diede una copia dattiloscritta, aggiungendo la beffa al danno. E quella la lessi, come se la lessi, avidamente, appassionatamente. Non mi menzionava neppure, mai, ma diceva però cose buone e giuste, nei modi tranquilli e signorili che gli erano propri, ma con un tremolio di eccitazione ben discernibile. E io mi trovavo, mio malgrado, d'accordo con lui, mio malgrado non perché diceva cose sbagliate, ma perché appunto mi ero arrabbiato, d'accordo con lui. Glielo dissi con tiepido garbo. Il 17 novembre di quell'anno mi avevano dato il premio Balzan, e quindi io vivevo in uno stato di beatitudine, di ebetudine, per così dire, beata, perciò tutti mi stavano simpatici. Poi, a gennaio del 17, accadde l'imprevedibile. Una mattina, quindi prima un disastro, poi l'imprevedibile. Una mattina, prima dell'inizio di una seduta ai Lincei, Manlio ed io ci troviamo seduti l'uno accanto all'altro su uno degli scomodissimi divanetti della seconda sala di Palazzo Corsini, che credo siano alla base del mio mal di schiena. Manlio mi fece sorridendo i complimenti per il Balzan e poi cominciammo a chiacchierare. A un certo punto lui attaccò un interrogatorio di terzo grado, serratissimo, sulla passione che riteneva necessaria al critico. Ma vi assicuro che era come essere interrogati dal procuratore distrettuale, insomma, in un film americano. Ce l'avevo io questa passione? Domandava con tono inquisitorio. E io rimasi sbalordito e preso da quello che Dante chiama stordimento d'animo, per definire lo stupore. Credevo di averlo dimostrato, di avere così in qualche scritto questa passione di cui parlava lui. Anche se non sapevo esattamente in che cosa consistesse, perché Manlio appariva, ed era quando veniva ai Lincei, un signore assolutamente placido al di sopra, quindi non si distingue, non potevo immaginare che dentro ci fosse un vulcano di passione. Invece questa mania o l'entusiasmos di Platone
Io l'avevo dimostrato, pensavo, e quindi alle sue domande serratissime, ma ce l'hai? Ma ci credi? Non è che scrivi così tanto per. E io risposi che ero in tutto e per tutto d'accordo con lui, che quella passione che lui ora manifestava così apertamente era la ragione che muoveva sia lui che me al lavoro, a un lavoro che può essere altrimenti arido e distaccato e sterile e tutto il resto. Parlammo per 2 ore, tanto che mancammo la prima seduta. E subito io gli proposi di curare per la valla il De Laboribus Herculis di Coluccio, proposta che accettò con entusiasmo. Il lavoro verrà ora portato avanti da Paolo Mastandrea e da una sua allieva. Mentre succedeva tutto questo, cioè alla fine dell'interrogatorio, Manlio sorrideva. Potrei dire, mi accennava e sorrideva perché io guardassi in suso, ma io era già per me stesso tal quale lei voleva. Ormai ero diventato amico dell'olimpica divinità che avevo letto 50 anni prima. In nome della comune passione, quella che entrambi tenevamo ben racchiusa nell'animo perché non fosse guastata dalle intemperie e perché nessuno la vedesse se non in certi momenti. Da allora Manlio non ha mai smesso di sorridermi. Mentre tenevo la lettura Petrarce, purtroppo via web, proprio da questa stanza, io in realtà seguivo i suoi occhi, cioè parlavo a loro che stavano qui, ma guardavo lui. Parlavo di Ulisse, I presume, per reciprocare, ma non per attaccarlo, anzi il contrario. E lui assentiva sorridendo. Beh, non credo che lo dimenticherò mai. Grazie. Ecco, dopo questo bellissimo partecipato ricordo personale di Manlio, la parola alla professora Andrea Mazzucchi dell'Università di Napoli Federico II, che parla sul tema Il Dante di Pastore Stocchi tra reminiscenze classiche e cultura medio-latina. Prego. Non si accende. No, vabbè. Sì, adesso vado con questo. Buon pomeriggio, grazie naturalmente per l'invito. Sono molto insieme intimorito ed onorato da questo invito. Intimorito perché naturalmente non posso vantare la conoscenza del professor Boitani, di Manlio Pastore Stocchi, e perché se per Boitani Pastore Stocchi era una divinità dell'Olimpo, per uno come me Pastore Stocchi è stato, diciamo, prima di aver avuto l'occasione e la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo personalmente, ma qui c'è Paolo Mastandrea che può testimoniarlo, era una sorta di Zeus inavvicinabile. Peraltro, come dire, avevo conosciuto e frequentato i libri di Pastore Stocchi moltissimo, l'edizione curata con Branca dei Miscellanea Centuria Secunda di Poliziano erano stati un modello inarrivabile non soltanto per la sapienza filologica che vi era profusa, ma anche per gli straordinari accorgimenti grafici che Manlio Pastore Stocchi e Vittore Branca avevano individuato per provare a restituire in termini di moderna e ordinaria leggibilità un sistema, come dire, di organizzazione, del testo completamente diverso. E quel modello è uno dei modelli che poi, appunto, ho tenuto presente quando mi è capitato di incrociare manoscritti medievali di commenti danteschi in cui era necessario dover tradurre in termini moderni e ordinaria leggibilità sistemi grafici differenti. Ma il compito che mi è stato dato, ve ne sono molto grato, ma insomma,
mi sento tutta la responsabilità, è quello di discutere di Manlio Pastore Stocchi, studioso di Dante. Giustamente il presidente Zaccaria ricordava che probabilmente tra le tre grandi corone del nostro Trecento, Petrarca e Boccaccio sono sicuramente gli autori di Pastore Stocchi, Dante sembra rimanere in qualche modo un po' più in ombra. In realtà, a guardar bene poi questi studi, le cose forse non stanno esattamente in questi termini, e che se è indiscutibile che l'attenzione, l'energia di Pastore Stocchi è stata dedicata fondamentalmente a Petrarca e Boccaccio, credo che quel sintagma lunga fedeltà che il professor Zaccaria ha utilizzato per Petrarca possa riferirsi anche all'attenzione che Manlio Pastore Stocchi portò a Dante. Una lunga fedeltà che data molto in alto, se non ho visto male, il primo intervento di Manlio Pastore Stocchi su Dante risale al 1962 ed è un intervento in cui Dante vi entra in qualche modo in maniera obliqua, perché è uno splendido, devo dire, intervento che contiene alcune notazioni che restano del tutto insuperate sul cristianesimo di Stazio e sull'ipotesi di Poliziano relativa a questo cristianesimo di Stazio, in cui naturalmente Dante vi entrava come uno dei grandi sostenitori del cristianesimo di Stazio. Procedo molto velocemente a indicarvi questa sorta di diacronia degli studi danteschi di Pastore Stocchi, perché da questa veloce, velocissima rassegna, io poi mi soffermerò soltanto su alcune delle questioni che mi sembrano più vitali dell'insegnamento di Manlio Pastore Stocchi rispetto a Dante, però da questa rassegna emerge non soltanto la qualità e la quantità degli interessi, anche la molteplicità di metodi con cui Pastore Stocchi ha letto Dante, che vanno dall'attenzione scrupolosa al dato filologico, dalla ricostruzione puntuale, erudita, a interpretazioni di carattere invece storico-critico e a giudizi di valore particolarmente pronunciati. Dunque, dicevo, 62 questo intervento. Un articolo di Pastore Stocchi del 65 dedicato alla monarchia, in particolare alle questioni testuali, alla cronologia della monarchia, apparso su un fascicolo direi memorabile, che è quello del 1965 di Cultura e Scuola, che conteneva in qualche modo la summa, in occasione di quel centenario dantesco, della dantistica italiana, e per intenderci il fascicolo che ospita l'intervento capitale di Contini sul Fiore. C'era stato in verità nel 64 una notarella, ma anche qui Dante vi compariva in qualche modo strumentalmente per parlare di Boccaccio negli studi su Boccaccio. Un importante intervento su Dante Mussato e la tragedia, nel volume su Dante e la cultura veneta, in cui Pastore Stocchi, come dire, prova a fare i conti in un corpo a corpo molto agguerrito e con esiti che ancora oggi mi paiono difficilmente discutibili, sui rapporti complicati che esistono tra Dante e Mussato. Nel 68 esce una bella lettura sul quindicesimo dell'Inferno, ma è a partire dalla Enciclopedia Dantesca dagli anni 70, in realtà dagli anni immediatamente precedenti, il primo volume esce nel 70 e fino al 76, che l'interesse di Pastore Stocchi per Dante si fa esplicito, costante. Devo dire, è un peccato, è un vero peccato che nei due importanti volumi che provano a raccogliere un'amplissima selezione degli studi danteschi di Pastore Stocchi, Il lume desta stella, Ricerche dantesche e Dante giudice pentito, uscito, ahimè, postumo, sia raccolta di quella esperienza di Pastore Stocchi all'interno dell'Enciclopedia Dantesca soltanto una voce sulla quale tornerò ancora, perché mi pare davvero la cifra fondamentale e che percorre come un filo rosso tutte le ricerche dantesche di Pastore Stocchi, che è la voce sulla cultura classica. Ma accanto a quella voce ci sono una serie di altre voci che recuperiamo soltanto, direi casualmente, visto che purtroppo neppure la versione online della Dantesca consente di
fare una ricerca a partire dagli autori delle voci e quindi, come dire, ci si imbatte un po' casualmente in queste voci di Pastore Stocchi, che sono tutte voci prevalentemente dedicate alla tradizioni classiche, a figure classiche, e alcune di queste voci contengono delle novità preziosissime, anche quando, per esempio, si parla di Canne, della battaglia della città di Canne. Ci sono delle considerazioni sui rapporti tra Livio e Dante che meriterebbero, come dire, di avere ben altra visibilità che non essere affidati a una singola voce. Ma sono moltissime le voci che, di questa tipologia, ma insomma, e che trovano poi in qualche modo una sintesi in quella voce cultura classica, devo dire, quanto mai opportunamente affidata dai responsabili dell'Enciclopedia Dantesca a Pastore Stocchi. Da questi anni in poi gli studi danteschi di Pastore Stocchi si intensificano con alcune letture di canti, in particolare una lettura sul quinto canto del Paradiso. Sarebbe interessante, come dire, provare a ragionare sulle scelte dei canti a cui Pastore Stocchi ha dedicato la sua maggiore attenzione. Alcune, per carità, saranno esito delle commissioni che a tutti i dantisti capitano, per cui i responsabili delle letture d'Antis ti assegnano un canto e tu te lo devi tenere, ma non mi pare casuale una predilezione molto forte di Pastore Stocchi per i canti con una maggiore implicazione di tipo teologico e dottrinario. Il quarto e il quinto canto del Paradiso, per esempio il nono del Paradiso, in cui, come dire, affrontare questioni di carattere teologico o altrettanto forte questioni di carattere scientifico, ho appreso da questo bel libro dedicato a Pastore Stocchi, a cura di Garofalo, Grigio, Mastandrea, dalla sorella Pastore Stocchi, che in realtà Pastore Stocchi si era iscritto in ingegneria inizialmente. Questa passione per la scienza, per la dimensione, come dire, mi sembra un tratto caratteristico che si ritrova molto spesso negli studi danteschi di Pastore Stocchi. C'è, ad esempio, una bellissima lettura, un bellissimo saggio sul cosmo di Dante, in cui Pastore Stocchi, pur senza scendere, come dire, nelle complessissime questioni dell'astronomia tolemaica, fornisce, come dire, un quadro chiarissimo delle questioni. E sulla chiarezza, diciamo, espositiva di Pastore Stocchi, qualcosa ha già detto Boitani, ma devo dire la lettura dei suoi saggi, anche di quelli più propriamente danteschi, anche di quelli più tecnici, restituisce sempre uno straordinario fascino, una straordinaria affabilità, e coniuga insieme la profondità e l'acribia di analisi con una invece affabilità espositiva veramente non comune. Tra questi canti ricordo anche una lettura molto bella sul secondo del Paradiso e sul tema appunto complicatissimo delle macchie lunari. Ma tornerò poi su una lettura relativa a Inferno IV, perché fa parte di questa attenzione costante di Pastore Stocchi verso i rapporti di Dante con la cultura classica, ma direi che certamente a partire dagli anni 2000, che probabilmente anche grazie all'incontro, comunque alla sollecitazione di Enrico Malato e al coinvolgimento di Manlio Pastore Stocchi in alcune importanti iniziative dantesche, penso in particolare alla direzione della rivista di studi danteschi e poi soprattutto alla nuova edizione commentata delle opere di Dante e al contributo prezioso, anche se non esplicito e non esibito, alla edizione nazionale dei commenti danteschi, che Pastore Stocchi fu in qualche modo costretto, come dire, a costantemente confrontarsi con Dante. Dico costretto perché per chi conosce Enrico Malato sa che le sollecitazioni possono essere molto pressanti. Da quel momento in poi si sviluppa una serie appunto di interventi, in particolare letture d'Antis, tra cui mi sarei astenuto in ogni caso dal parlarne, del Dante ai Presium, Ulisse ai Presium relativo appunto a Inferno 26, ma una serie di letture di canti, una serie di note di carattere erudito molto molto puntuali, molto interessanti, ma ritorna costantemente e
La gran parte di questi saggi è stata poi riunita appunto in questi due volumi che raccolgono gran parte della produzione dantesca di Manlio Pastore Stocchi, ma restano fuori da questi volumi alcune importanti operazioni di Pastore Stocchi. In primo luogo la curatela complessiva di una edizione delle opere latine di Dante, curata da altri curatori, ma a cui Pastore Stocchi dedica una importante introduzione, che è stata, devo dire, opportunamente ristampata in questi volumi, e soprattutto l'edizione delle Epistolae Aegroge Quaestio de situ et forma aquae et terrae, pubblicata per Antenor nel 2012, che era in qualche modo l'esito, insomma, Paolo Mastandrea se lo ricorderà, di un iniziale coinvolgimento di Manlio nella grande operazione della nuova edizione commentata delle opere di Dante, coinvolgimento che, insomma, non fu del tutto pacifico, nel senso che le discussioni tra la commissione, in particolare il presidente della commissione Enrico Malato e Manlio, furono molto accese, pur nel reciproco rispetto, non tanto sui contenuti, insomma sulle opere latine di Dante. Pastore Stocchi era un'autorità indiscussa e nessuno pensava di poter mettere in discussione le sue acquisizioni scientifiche, ma sulla modalità del commento. Molto ampio e esteso quello immaginato per la nuova edizione commentata delle opere di Dante, molto diffuso, estremamente più stringato e in qualche caso molto efficace, quello pensato da Manlio. La soluzione fu, devo dire, fortunatissima, quella di ipotizzare un'edizione del commento a Epistolae Aegroge Quaestio che Manlio aveva realizzato in un'altra collana, appunto quella prestigiosa, peraltro di medioevo romanesimo dell'Antenore. E questa edizione del 2012 ci ha restituito un commento che è anche una revisione testuale, perché ci sono molti luoghi di puntuale discussione testuale, dal quale poi non credo si possa prescindere, di cui si è fatto grande tesoro nella importante edizione commentata della nuova edizione commentata delle opere di Dante, di cui si è fatto grande tesoro nelle altre operazioni ecdotiche ed esegetiche sulle opere latine di Dante, e di cui si è fatto grande tesoro, e forse, come dire, meriterebbe di essere riconosciuto ancora di più nelle grandi operazioni lessicografiche che si stanno avviando sul latino di Dante, perché devo dire, consultando sia pure episodicamente il vocabolario dantesco latino, moltissime delle acquisizioni che si trovano in quel vocabolario sono già depositate in preziosissime note di Manlio Pastore Stocchi. Potrei citare tanti casi in cui, come dire, a Pastore Stocchi si deve non soltanto la individuazione e corretta decrittazione della valenza semantica di certi termini, ma anche una storia della loro diffusione e della loro presenza nella tradizione mediolatina. È certo però che in realtà meriterebbe di essere citato anche qualcos'altro che è rimasto fuori da questi due volumi. In particolare ricordo un bell'articolo, ma anche qui mi astengo, immaginando che potesse parlarne Luciano Formisano, su Boccaccio, Dante e Petrarca, pubblicato negli atti di un convegno in cui Pastore Stocchi prova a ricostruire i rapporti non sempre pacifici tra queste tre figure, anzi. Ma direi che il filo rosso che certamente attraversa tutta la produzione, tutti gli studi di Pastore Stocchi su Dante, credo risalga a quella voce cultura classica del 1970 pubblicata nell'Enciclopedia Dantesca, ma probabilmente molto prima, perché se la si rilegge ancora oggi la si trova non soltanto di una inalterata attualità, come dire, ma anche, credo, non ancora adeguatamente messa a frutto come si dovrebbe, e che ha permesso, come dire, a Pastore Stocchi di uscire dalle secche di un problema molto dibattuto nella critica dantesca,
dantesca, che è quella del rapporto di Dante col Medioevo e con l'umanesimo. Pastore Stocchi riesce in quella voce che vi ripercorrerò nei suoi punti salienti, indicandone soltanto quelle che mi sembrano, come dire, le questioni di maggiore attualità. Pastore Stocchi riesce con mossa abilissima, non soltanto discorsiva e retorica, ma concettuale, a restituirci, come dire, una soluzione a questo annoso problema dibattutissimo nella critica dantesca prima di quell'intervento di Pastore Stocchi, e che ancora però continua, diciamo, a forse un po' oziosamente ad affliggere i dantisti. Pastore Stocchi ricordava in quella voce, in particolare, partiva, devo dire, da un'indicazione molto interessante, che era la formazione non accademica di Dante. L'assenza a Firenze di uno studium imponeva in qualche modo una formazione su quei temi diversa da quella canonica, classica, che consentì a Dante, notava Pastore Stocchi, una forte indipendenza dagli schemi vigenti prevalentemente. L'esempio che Pastore Stocchi fa in quell'occasione, che poi ripete anche in qualche saggio successivo, è per esempio il giudizio tutt'altro che scontato nei confronti di Omero e della cultura greca. Giudizio tanto più sorprendente in considerazione, come è noto, della scarsissima disponibilità di materiali di cui Dante disponeva. Quel giudizio fortemente positivo su Omero, che percorrerà, devo dire, costantemente, a partire da Inferno IV, ma percorrerà costantemente la produzione dantesca, si deve proprio, credo che qui Pastore Stocchi abbia assolutamente ragione, a una autonomia dai modelli vigenti. Quello che, come dire, mi pare molto rilevante di quel testo, oggi può apparire più scontato, ma all'epoca non lo era affatto, e devo dire forse ancora oggi bisognerebbe rileggere quella voce per evitare insomma, alcune semplificazioni o alcune iperinterpretazioni e sovrainterpretazioni del rapporto di Dante col mondo classico. Da un lato, Pastore Stocchi usciva dalle secche delle categorie astratte di Medioevo e Umanesimo, rivendicando, mi pare che questa sia una cifra che lui abbia costantemente ribadito anche nei suoi ultimi scritti, un rapporto personale di Dante con l'antico, questa autonomia dagli schemi, questa passione autentica di Dante per i testi classici, pur all'interno di schemi che sono inevitabilmente quelli medievali, o di schemi che sono inevitabilmente quelli dell'ortodossia entro la quale Dante si muoveva, però proprio questa nota, se volete, personale, questa passione, proverei a dire, avendo ascoltato Boetani, questa passione costituisce per Pastore Stocchi la spiegazione di una serie di esiti particolari della produzione dantesca. Accanto a questo rapporto personale con l'antico, però Pastore Stocchi osservava, secondo me molto opportunamente, ma questo è ormai acquisito, che, cito alcune frasi, alcuni sintagmi di Pastore Stocchi, perché contengono, secondo me, anche per chi lo ha conosciuto poco, insomma, in una posizione di totale sudditanza rispetto all'individuo, consentono però di riconoscere alcuni tratti anche della umanità di Pastore Stocchi. Pastore Stocchi parlava, nel caso della cultura classica di Dante, non solo della necessità di ricostruire legittime ascendenze, ma anche i possibili interventi adulterini, che mi sembra un modo molto intrigante per dire che naturalmente il rapporto di Dante con la cultura classica non poteva essere un rapporto diretto, ma doveva inevitabilmente essere mediato da tutta quella serie di strumenti, di glosse, di paratesti che accompagnavano inevitabilmente i libri concreti con i quali Dante leggeva. Beh, questa acquisizione, come dire, che oggi può apparire ovvia, negli anni 70 non lo era affatto. E proprio in quella voce c'è un
piccolissimo accenno a una cosa che poi mi è capitato di sviluppare successivamente, e anche qui l'intuizione di Pastore Stocchi è stata veramente importante, perché Pastore Stocchi faceva riferimento alla possibile conoscenza di Persio da parte di Dante, e citava in particolare un luogo celeberrimo che è l'incipit dell'undicesimo del Paradiso, Insensata cura dei mortali, nei quali tutti i commenti rinviavano a Persio, peraltro spesso, come dire, sottolineando il carattere di preziosa reminiscenza umanistica di quella citazione. Pastore Stocchi, già in quel frammento, davvero sono due righe della voce cultura classica, osservava che forse non si poteva essere così certi di una conoscenza integrale di Persio e che andava guardato un po' il mondo dei florilegia. Ed effettivamente, se si guarda ai florilegia medievali attraverso quello che gli antichi commenti alla Commedia ci restituiscono, si capisce che proprio Pastore Stocchi aveva ragione, perché la citazione di Persio compare, che generalmente i commenti moderni attribuiscono a Vellutello, in realtà non si deve a Vellutello, ma si deve ad un anonimo oscuro chiosatore medio trecentesco, responsabile di, insomma, chiose che si definiscono ambrosiane semplicemente perché il manoscritto che le contiene è oggi conservato all'Ambrosiana, in cui questo anonimo glossatore di media cultura cita, a proposito di Paradiso 11.1, non soltanto il celebre incipit della prima satira di Persio, ma associa a questo incipit un richiamo all'Ecclesiaste. E proprio, come dire, questa catena esegetica minima consente, grazie a quell'invito a cui Pastore Stocchi ci invitava, come dire, a tener conto di ciò che accompagna i nudi testi della classicità, ci dimostra in qualche modo che quella citazione da Persio, che probabilmente, insomma, deriva non da una lettura integrale di Persio, tanto è vero da essere diffusa anche nell'Inizia e nelle raccolte di sentenze di Walter, insomma, è ampiamente circolante nella cultura medievale. L'associazione però di quella citazione con il passaggio dell'Ecclesiaste ci consente di leggere quella citazione non in termini di reminiscenza umanistica, ma ne ricostruisce in qualche modo la storicità d'uso, la riconduce al valore apoftegmatico che quella valenza ha. Ecco, questo invito di Pastore Stocchi è stato, secondo me, un invito particolarmente fruttuoso, che ha dato molti frutti poi nella tradizione di studi successivi, stimolando anche le ricerche appunto sui commenti ai classici e sui commenti antichi alla Commedia. Ma questi possibili interventi ad ulterini, in realtà, non determinano mai, per Pastore Stocchi, una rinuncia da parte di Dante a una lettura diretta, a un rapporto personale con l'antico, che mi pare davvero, come dire, la cifra peculiare di questa sua attenzione. Rapporto personale con l'antico, che è in primo luogo con i grandi autori citati, con Virgilio, con Lucano, con Stazio, con Ovidio, e se per Virgilio e Lucano probabilmente agisce anche prepotentemente la dimensione di testimonianza storica che questi autori hanno per un uomo del Medioevo, è vero che però questo atteggiamento, come dire, di rapporto diretto con le fonti classiche si ha anche rispetto ad Ovidio, in cui la tradizione medievale ci aveva consegnato invece una serie di moralizzazioni o di travestimenti. C'è un passaggio, anche questo secondo me molto bello, che vale la pena di essere letto, anche per restituire appunto quella affabilità e quella chiarezza che, quando le questioni sono molto complesse, che caratterizzò sempre la scrittura di Pastore Stocchi, che appunto conclude questa sua argomentazione in questi termini. In altre parole, nell'opera dantesca gli antichi cavalieri travestiti alla rugentesca, come nelle miniature che ornano i codici coevi dei classici, non compaiono mai. Cioè questa, come dire, questo travestimento medievale del rapporto col classico
a Dante non appartiene. Compaiono invece, per lo più accolti con magnanima simpatia, ecco, questo tema della simpatia, del rapporto personale è davvero un elemento importante, come dire, che spiega perché si può leggere il rapporto di Dante con la cultura classica prescindendo da quella un po' inerte alternativa tra un Dante medievale e un Dante preumanista o umanista. Appunto, compaiono invece per lo più accolti con magnanima simpatia i loro archetipi autentici, ed è questa una scelta cosciente che riguarda anche i personaggi solo poetici. E questo è molto interessante perché io non ho calcolato il tempo, ma va bene, vado avanti, ho ancora un po', qualche minuto. No, perché questo ci consente, come dire, di questo tema, di fare un salto molto in avanti con gli anni e provare a guardare una lettura, secondo me tra le più belle che Pastore Stocchi ha dedicato ad un canto dantesco, una lettura del quarto canto dell'Inferno, un canto quanto mai implicato, come ovvio, con la cultura classica, in cui non soltanto Pastore Stocchi rende giustizia di una interpretazione che ancora è fortemente presente, che è quella di ritenere che il disio delle anime del limbo sia una sorta di frustrazione per una speranza che non potrà mai essere conseguita, ma legge quel disio in termini di rimpianto. Anzi, ci sono delle frasi molto commoventi di Pastore Stocchi che dice che insomma quello è lo stesso rimpianto che si prova nei confronti di una persona cara che si è perduta. E ancora una volta questa notazione, che può apparire, come dire, epidermica, un po', come dire, insomma, emotiva, in realtà richiama ancora quella dimensione del rapporto personale con l'antico che mi sembra caratterizzi in qualche modo la lettura che Pastore Stocchi fa di Dante, perché in quel canto che viene letto, come dire, ricordando che il tema della salvezza dei pagani per Dante è un tema che va in qualche modo riguardato all'interno della ortodossia più rigida, però quella ortodossia più rigida si apre a una serie di lacerazioni, di squarci, talvolta anche sottilissimi, che restituiscono invece il tema del rimpianto, che sembra essere quasi anche un rimpianto dello stesso Dante rispetto alla impossibilità di poter salvare quei personaggi. E ricorda, e davvero chiudo perché mi sembra un altro tratto importantissimo, che quegli strappi sono naturalmente dimostrati da due questioni che mi sembrano molto importanti. La prima riguarda il fatto che le anime del limbo, anche nella descrizione dantesca, non sono abbandonate alla nudità tradizionale dei dannati. Cesare è armato, ha gli occhi grifagni, Omero avanza con la spada in mano. Mi pare molto interessante che in alcuni manoscritti miniati della commedia questo tema sia stato colto, perché laddove tutti i dannati sono rappresentati nudi, i dannati del quarto dell'inferno invece compaiono vestiti. Probabilmente, ora non voglio, diciamo, sovrainterpretare neppure io, ma è possibile che ci si sia accorti in qualche modo di una dignità diversa che Dante ha attribuito a queste anime. Ma l'altro strappo rispetto all'ortodossia che nel quarto dell'inferno Pastore Stocchi nota, secondo me molto opportunamente, è uno strappo di carattere narratologico, e qui davvero mi pare che ci siano alcune pagine in questo saggio della fine degli anni 90 dedicato all'inferno quarto che meriterebbero di essere meditate e che aprirebbero spunti molto interessanti e tutto sommato non ancora adeguatamente percorsi rispetto alla dimensione narrativa della commedia e alla possibile orchestrazione del racconto, perché Pastore Stocchi fa notare che in un testo in cui la dimensione lineare della temporalità domina naturalmente, in cui non ci sono passaggi indietro, in cui i flashback e le prolessi sono veramente minime e in genere strumentali a ricostruire velocemente il percorso, nel caso del limbo, il limbo ritornerà
tre volte con tre importanti flashback nel Purgatorio. Ritornerà nel primo canto del Purgatorio, ritornerà nel canto di Sordello, ritornerà nell'incontro con Stazio e ancora una volta, come dire, anche quell'incontro con Stazio ci restituisce appunto una visione del classico completamente differente dagli schemi consuetudinari, con una rassegna di puri nomi greci che era tutt'altro che scontata, non tanto per le conoscenze quanto per l'interesse che potevano manifestare. Veramente temo di aver detto pochissimo della ricchezza di questi saggi, però c'è un dato, e qui davvero chiudo e vi ringrazio, che mi pare importante sottolineare, e che nelle letture che Pastore Stocchi dedica a Dante, in particolare alla Commedia, c'è una volontà fortissima a non ridurre, probabilmente anche in dialettica relazione con il modello continiano della lettura della commedia, di non ridurre la commedia a mero epifenomeno del linguaggio, a un esclusivo abile ingranaggio di artifici formali, a, se volete, a un autosufficiente gioco di allusioni metaletterarie. C'è un saggio molto bello che non è rientrato qui su Dante Petrarca di Pastore Stocchi, in cui Pastore Stocchi, insomma, pur riconoscendo l'importanza delle ricerche intertestuali e di tutta la tradizione di echi danteschi in Petrarca, sottolinea come il dato meramente quantitativo non sia davvero decisivo rispetto al rapporto tra due personalità che restano profondamente differenti. Ma appunto, se la commedia non è un autosufficiente gioco di allusioni metaletterarie, è anche vero che e che quindi è necessario, come dire, restituire ai contenuti, alla sostanza ideologica della commedia il suo spessore. È anche vero che, e qui credo che la lezione continuiana invece abbia agito fortemente, è anche vero che quella sostanza acquista significato soltanto perché si dispone in certi meccanismi di organizzazione formale. E proprio questa a me sembra, come dire, una delle grandi eredità che Pastore Stocchi ha lasciato agli studi danteschi. Grazie. Grazie anche al professor Mazzucchi per questa precisa ricostruzione degli studi danteschi di Manlio e in particolare di questa cifra del rapporto personale con l'antico. La parola ora al professor Luciano, sì, subito, al professor Luciano Formisano dell'Università di Bologna, accademico ai Lincei, che parlerà dello studioso di Boccaccio. Prego. Buonasera, grazie dell'invito, grazie a voi per la vostra presenza. Ho scelto un titolo abbastanza anodino, che forse non rende conto di come la carriera accademica di Pastore Stocchi sia nata sotto il segno di Boccaccio. Diciamo pure del Boccaccio geografo, abbiamo parlato degli interessi geografici di Petrarca, il Boccaccio geografo al quale lo studioso resterà sempre legato. Un Boccaccio che non è ancora l'autore poi prediletto dei De Montibus, ma il traduttore e quindi anche parziale rifacitore del De Canaria, la lettera relazione sulla riscoperta delle Canarie ad opera di una spedizione internazionale di tre navi, una delle quali al comando di Niccoloso da Recco. Ricordo che la spedizione è datata al 1341, su di essa era imbarcato un fiorentino, poi socio della Compagnia dei Bardi, e ai mercanti fiorentini di Siviglia spetta il merito di aver trasmesso la lettera a Firenze e a Boccaccio, che non ha disdegnato di volgere lo sguardo su un mondo letterariamente inedito, il merito del travestimento latino, che ha inaugurato una prassi che avrà largo seguito nella letteratura americanistica, per così dire, di fine 400, primo 500. Sua è anche la trascrizione del testo nello cosiddetto Zibaldone Magliavecchiano. A questo Boccaccio moderno
decisamente moderno, lo ha messo in luce recentemente Teodor Kaci, me ne sono occupato in parte anch'io, ma lo stesso Pastore, con una sorprendente, diciamo, anticipazione. A questo boccaccio moderno Pastore dedica un contributo assai importante sin dal 1959, con il quale fornisce anche un'edizione critica della Lettera. Seguirà solo più tardi, molto più tardi, l'edizione del De Canaria con traduzione a fronte per il volume quinto di tutte le opere di Giovanni Boccaccio a cura di Vittore Branca, pubblicato nel 92, casualmente, direi solo casualmente, la data coincide con il quinto centenario della scoperta dell'America e con le celebrazioni che l'hanno fin troppo accompagnato. Ma prima di continuare con questo tipo di geografia, conviene saltare al 1963, quando con il viatico illustre di una commissione formata da Vittore Branca, Gianfranco Folene e Pier Giorgio Ricci, esce la monografia Tradizione medievale e gusto umanistico nel De Montibus del Boccaccio. La scelta del De Montibus all'epoca non era affatto scontata, se non altro in via prudenziale, perché per l'assenza di un'edizione affidabile. Così come non era scontato dopo l'intervento vecchiotto, insomma di fine 800, di Attilio Ortis, il modo dell'indagine. Un'indagine che sa associare, e questa mi pare una delle caratteristiche proprio no, degli studi di Pastore Stocchi, sa associare lo studio delle fonti, lo studio se volete erudito, anche minutamente filologico, all'interpretazione. Mirando alla definizione di ciò che il trattato storico-geografico poteva rappresentare per il Boccaccio degli anni 1355-57, quando l'opera verosimilmente era già iniziata. C'è un aspetto che forse oggi non verrà fuori, date le tematiche, ma di Pastore Stocchi, di cui mi sono reso conto leggendolo anche per l'occasione, che è un aspetto anche teorico, eh? Un aspetto anche teorico nel leggere gli autori. C'è un bellissimo saggio sull'iconologia in cui si rivolge alla scuola di Avi Warburg e in cui si stabilisce poi un parallelo fra la scuola di Avi Warburg e ad esempio Curtius, che non a caso aveva dedicato il suo monumentale, diciamo, la sua opera monumentale Medioevo Latino proprio appunto alla scuola di Warburg. Bene, della novità e dell'importanza di questo contributo, appunto la monografia sul De Montibus, danno ragione due recensioni prontamente apparse l'anno successivo, il 64. Una di Vittorio Zaccaria su Lettere Italiane, l'altra di Guido Martellotti sul numero 2 degli studi del Boccaccio. Lascio la parola al più empatetico Zaccaria. Alla monografia di Stocchi, di Pastore, spetta il merito di aver demolito la posizione critica che considera il De Montibus un semplice elenco di voci geografiche, quasi un'opera di risulta del trattato mitografico, in riferimento ovviamente è alla genealogia. Si aggiunge, per la par construens, l'aver saputo cogliere, oltre la corteccia di un'opera che all'analisi formale pare di entrare in pieno negli schemi medievali, gli indizi di una ricchezza diversa, in definitiva il valore ultimo del dizionario geografico in rapporto alla cultura boccacciana. Naturalmente, operando su un terreno ancora tutto da dissodare, il raggiungimento dell'obiettivo ha richiesto una serie di accertamenti complementari, moltiplicando la ricerca in più direzioni. Sempre con le parole di Zaccaria, l'autore è così riuscito a chiarire o correggere dati importanti per la cronologia di altre opere del Boccaccio o del Petrarca, o a precisare alcuni elementi nella composizione dello Zibaldone Magliavecchiano, o a recare indirette conferme al merito delle scoperte di autori antichi e alla mediazione di altri verso Boccaccio, così Zanobi rispetto a Tacito e per il Petrarca rispetto a Plinio, ai geografi minori e anche per Leonzio Pilato, appunto mediatore della conoscenza diretta di Omero. Guardate che la monografia non conta più, un tempo l'avremmo chiamata, credo, memoria, perché
perché non raggiunge le 100 pagine sotto le quali un articolo non era un articolo, non era un libro, era una memoria, eh? Ma una memoria che raccoglie molte indagini, moltiplicandole e traendone frutto per un discorso di carattere generale. Ecco, la dimostrazione, ecco, diciamo, la novità, insomma, che la scoperta di Pastore, e cioè l'aver messo in luce che per il De Montibus agisce l'attrazione di una tradizione letteraria, cito, insigne, di cui anche i luoghi, questo catalogo di toponimi, e i toponimi sono quasi 2/3 dell'opera, di cui anche i luoghi sono elementi costitutivi non secondari. A questa amata tradizione, prima che a una precisa realtà geografica, il Boccaccio, insomma, connetteva i nomi dei fiumi, dei monti, che l'appassionato curriculum di lettore e di poeta gli aveva resi familiari. In sostanza, il De Montibus non doveva essere un trattato geografico, ma un'opera storica nel senso più largo del termine, in cui ogni elemento estraneo alla civiltà classica avrebbe stonato, non tanto come espressione di una cultura diversa e spregiata, ma soprattutto come anacronismo. Sul piano strettamente filologico, l'esito di questa ricerca è l'edizione annotata del De Montibus che si legge nel tomo secondo del volume ottavo di tutte le opere di Giovanni Boccaccio, uscito nel 98, dove il trattato storico-geografico è pubblicato di seguito alle genealogie curate da Zaccaria. Edizione, quella del De Montibus, per la quale non abbiamo autografi, vero? Basata quindi sulla selezione di un numero limitato di testimoni, 6 su 66, che però vengono puntualmente ricontrollati su quanto ci viene assicurato dalle fonti, alle quali è peraltro probabile che risalgano non pochi dei guasti, appunto, che diciamo, trasformano veramente spesso il De Montibus in un cimitero di assurdità. Quello quindi che fornisce il testo fornito da Pastore è un testo, per sua dichiarazione, provvisorio, ma garantito fin dove possibile dagli esemplari delle fonti su cui Boccaccio si è documentato, una sorta di vulgata, come lui stesso la chiama, del De Montibus, quale verosimilmente fu letta nel secolo XIV exeunte e nell'Ineunte secolo XV, fine della citazione. Nel 2005, a testimonianza di un amore lungo, Pastore dedicherà ancora una volta la sua attenzione di filologo e di critico proprio al De Montibus, con uno studio su una congettura filologica del Boccaccio, nel volume 33 degli studi sul Boccaccio, per intenderci il numero monografico in memoria di Vittore Branca, siamo nel 2005. Il trattato è qui assunto come verifica dei modi in cui Boccaccio leggeva i suoi autori. E allora, attraverso lo studio di una corruttela che compare in due luoghi distinti, ma che solo in un luogo viene sanata e non in entrambi, Pastore conclude, direi ragionevolmente, per una lettura non sistematica delle fonti. Il trattato non sarebbe il frutto di uno spoglio, appunto, sistematico di fonti utilizzate una volta per tutte, ma un'opera cresciutasi poco a poco, seguendo le curiosità del momento. Di fatto, la monografia del 63 racchiude, come dicevo, tutta una serie di indagini, alcune delle quali verranno sviluppate. Ad esempio, l'interesse di Boccaccio per la geografia dell'Oriente, che non compare nel De Montibus, con il connesso esotismo. C'è qui una bellissima lettura, una bella lettura di Pastore sull'orazione di Fra Cipolla in Decameron 6:10. La novella in cui si raccolgono gli spunti caratteristici degli itinerari medievali nelle due varietà dei viaggi in Terra Santa, e
e dei viaggi dei Mongalos, tra i mongoli, fra i tartari nell'estremo oriente, fra i quali spicca, tra i viaggi in Terra Santa, il viaggio d'oltramare di Niccolò da Poggibonsi. Pastore ci tornerà 15 anni più tardi, nella lettura di Oneo e l'orazione di Frate Cipolla, nel volume decimo degli studi su Boccaccio, 1977-78, dove questo saggio è in bella compagnia con un altro suo contributo, che non ha niente a che vedere con l'argomento geografico, ma che voglio ricordare perché è un bel contributo dal punto di vista metodologico, su alcuni autografi del Boccaccio. È un vero e proprio elogio dei facsimili, qui in particolare dell'Hamiltoniano 90 e del Chigiano L576. Elogio dei facsimili in quanto capaci di farci intendere appieno il testo nella veste in cui è stato concepito e realizzato, considerato che la realizzazione grafica è un aspetto oggettivo dell'intenzione critica. Mi pare, insomma, un'interessante osservazione dal punto di vista metodologico, anche con riferimento alla piega poi assunta dai nostri studi. Cerco di andare all'essenziale per non tediarvi. Quello che forse, diciamo, non è noto a tutti è che il nostro docente di filologia medievale umanistica, poi di letteratura italiana, in seguito allargato il perimetro dei suoi studi sul Boccaccio geografo, proprio partendo dal Boccaccio geografo, con tutta una serie di studi e ricerche sulla geografia umanistica, di cui lo studio sul De Montibus e il De Montibus costituiscono in qualche modo l'etimologia. Mi riferisco agli studi risalenti al ventennio 1989-2009, dall'autore poi raccolti nelle pagine di storia dell'umanesimo italiano. Capitoli del tipo, con questi titoli, La cultura geografica dell'umanesimo, Ermolao Barbaro e la geografia, Un mondo di meraviglie, il riferimento è allo pseudo aristotelico De mirabilibus auscultationibus, un testo paradossografico noto al Boccaccio del De Montibus nella traduzione procuratali dal solito Leonzio Pilato. Il mito del Nord, un saggio del 2008, poi raccolto appunto nelle pagine di storia dell'umanesimo italiano. La Dalmazia nell'immaginario umanistico. In alcuni di questi studi, confesso, tanto per indulgere anch'io un po' di autobiografismo, mi è capitato di trovare una singolare consonanza di interessi, però casuale consonanza di interessi, perché io sono arrivato a queste cose non attraverso Boccaccio. E questo mi pare significativo per quello che starò per dire, una singolare consonanza di interessi, così com'è meramente casuale che mi sia occupato anni fa del De Canaria, o che trattando del mito del Nord, titolo peraltro che richiama un bel libro di Luigi De Anna del 1994, appunto occupandomi del mito del Nord, mi sia stato attratto, catturato, dal viaggio e dal naufragio di Piero Querini, da Pastore giustamente definito uno dei tanti capolavori mal noti o espunti ingiustamente dal canone della nostra letteratura. Insomma, io credo che questo incontro casuale tra uno studioso del Boccaccio, geografo e della geografia umanistica, e un cultore, anche lui in vero extra moenia della letteratura di viaggio e di scoperta, si spieghi con l'autonomia, a mio avviso, che gli interessi geografico-letterari di Pastore hanno finito con l'assumere rispetto al punto di partenza. E questo va a tutto suo merito, ovviamente. Come apparirà chiaro a chi rilegga le annotazioni sull'itinerario in Terra Santa, pubblicate nei saggi e nelle divagazioni tra letteratura e vita civile, un'opera che non a caso Pastore nella prefazione dice è destinata
specificamente destinata anche a chi non sia un mero lettore unius libri, evidentemente, ma presupponeva anche nei suoi lettori la presenza di molti libri. E sui viaggi di Terra Santa ricorderò anche le voci, itinerari in Asia, itinerari in Terra Santa per il dizionario critico della letteratura italiana, vero diretto da Branca, ma con la collaborazione dello stesso Pastore. Aggiungerei come significativo anche un saggio del 2009, Il silenzio del mare nella letteratura italiana, che non c'entra niente con Boccaccio, ovviamente, no? Ma che segna un po' l'arrivo, l'approdo di una serie di interessi e poi ha sviluppato intelligentemente in maniera del tutto autonoma rispetto ai suoi studi boccacciani. Qui l'orizzonte, nel silenzio del mare nella letteratura italiana, l'orizzonte dello specialista di Boccaccio e della geografia umanistica si allarga fino a comprendere la letteratura italiana dell'Ottocento e del Novecento, di cui viene offerta una suggestiva caratterizzazione alla luce di una costante, appunto il silenzio del mare, che peraltro anche a Cardona, in parte al sottoscritto, è capitato di ritrovare nella stessa letteratura delle esplorazioni e delle scoperte geografiche. E siccome è stato ricordato l'amico comune Enrico Malato, ricordo che proprio nel 2004 a Napoli il Centro Pioraina ed Enrico Malato in quanto suo presidente hanno organizzato proprio un convegno sulla letteratura del mare. De Montibus e geografia letteraria rappresentano in ogni caso solo due aspetti per quanto importanti dell'attività critica e filologica dello studioso del Boccaccio, in particolare del Boccaccio latino. C'è anche il Boccaccio, ovviamente, mitografo della genealogia, la cui edizione critica a cura di Vittorio Zaccaria abbiamo visto coabitare con quella del quasi coevo De Montibus nell'Opera Omnia del Certaldese, e la cui però imponente presenza, quella della genealogia, abbiamo visto ridimensionata nella monografia del 63, salvo poi successivamente una rivalutazione in parallelo di Boccaccio mitografo e di Boccaccio geografo, entrambi militanti a favore della poesia, fosse anche sotto l'ingombro di un'erudizione faraginosa, ancorché ben dominata. E qui inviterei a rileggere il bel saggio del 2005, La genealogia de Horum Gentilium, una novità mitografica, nel primo volume del mito nella letteratura italiana a cura di Pietro Gibellini, un saggio, una lettura d'insieme, che però non rende, a mio avviso, pienamente conto dei due versanti della ricerca di Pastore, se non venisse letto insieme a un eruditissimo contributo da Crisippo a Boccaccio, pubblicato nella Festschrift in onore di Alessandro Perosa nel 1985, che è una incursione agguerritissima, no? Tra i frammenti del Periteon dello stoico Crisippo, rinvenibili nel trattato mitografico boccacciano, lì confluiti attraverso una fonte che doveva raccogliere indagini sui miti fondate su compilazioni tardo-antiche ora scomparse, dove erano esposte, forse sincretizzate con alcuni spunti neoplatonici, le vedute stoiche, fonte di cui sarebbe stato intermediario il De Natura Deorum di Paolo da Perugia, a sua volta mediatore del misterioso Teodonzio. A dimostrazione che dietro l'erudizione del Boccaccio mitografo possono nascondersi anche perle di grande valore, e di quanto sia deprecabile, perlomeno da un punto di vista metodologico, la diffidenza prioristica nei confronti dell'affidabilità del trattato in quanto possibile latore di relitti mitografici del mondo tardo antico e medievale. Non mancano, parlando di Boccaccio latino, le incursioni sul De Mulieribus e sul De Casibus, con l'occasione delle rispettive edizioni del 1970 a cura
di Vittorio Zaccaria del 1983, ancora a cura di Vittorio Zaccaria, a completamento del lavoro a suo tempo iniziato da Pier Giorgio Ricci. Particolarmente importante l'incursione su De Mulieribus, dove si torna sul tema della traduzione di Omero ad opera di Leonzio Pilato e si commentano gli echi di Tacito, da poco riscoperto da Zanobi da Strada, nella biblioteca di Montecassino, ma di cui sulla scorta del testo boccacciano Pastore ipotizza una più ampia diffusione trecentesca. Sul versante della filologia testuale, sempre con riferimento al Boccaccio latino, ricordo infine, è stata citata rapidamente da Piero Boitani, l'edizione in proprio della giovanile e oscurissima allegoria mitologica, che il Pastore propone piuttosto di definire storica, un'opera giovanile forse del 1339, trascritta nello Zibaldone Laurenziano. Pastore ha il coraggio di fornirne anche una traduzione, un tentativo di commento. Vi sono allusioni a fatti del periodo napoletano, ma francamente opera molto oscura. La cultura latina di Boccaccio è presente anche nei contributi sul Decameron, quasi tutti pubblicati in rivista in forma di puntuali postille critiche e filologico, piuttosto critico-filologiche, nel genere insomma elogiato da Pastore nella sua premessa ai 23 aneddoti raccolti nell'Istituto di Filologia e Letteratura Italiana dell'Università di Padova, a cura di Ginetta Uzzas e dello stesso Pastore, Vicenza 1980. C'è un elogio di questo genere e di critica. Postilla filologico critica che possa delineare in poche pagine, insomma, no? Un'opera, un autore, o che possa portare alla luce un inedito e con un primo commento. E allora qui mi limito, per non rubare il tempo a chi vi segue, per non annoiarvi ulteriormente, mi limito a citare il contributo su un antecedente latino medievale di Pietro Di Vinciolo sul primo numero degli studi su Boccaccio 1963, dove non conta tanto l'individuazione di una nuova fonte della novella, la decima della quinta giornata, in una controversia latina di Anonimo, scoperta e pubblicata da Franceschini, quanto la dimostrazione di come questa nuova fonte si innesti sulla fonte principale, l'Asino d'Oro di Apuleio, proprio laddove l'autore si imponeva di proporre un finale diverso da quello appunto apuleiano. Se ne ricava, con le parole di Pastore, un caso esemplare di struttura contaminata dell'aspetto cioè più tipico del comporre boccaccesco, distaccandosi nel finale della fonte apuleiana, dalla fonte apuleiana, Boccaccio si serve insomma di una materia già completamente organizzata in strutture narrative dalla tradizione letteraria, ovvio riferimento insomma al Boccaccio medievale, all'insegnamento del Boccaccio medievale di Branca. E sempre su questa falsariga si potrebbe citare la chiosa sulle cavalle di Partia di Decameron 7.2, dove la fonte principale della novella di Peronella, ancora Apuleio, viene combinata nella sua conclusione con un distico tratto dal terzo libro dell'Ars Amatoria. Boccaccio, dice Pastore, si è servito di Ovidio come di uno schermo filtrante attraverso cui la materia gli è giunta completamente metaforizzata. Puntualmente la contaminazio, qui tra due autori emblematici, Apuleio e Ovidio, della cultura e del gusto di Boccaccio, riappare costituente essenziale della sua arte anche a un'analisi condotta su campioni estremamente esigui, qual è appunto questa novella, oppure altre annotazioni, che ad esempio sulla
sulla novella di Simone Pasquino, Decameron 4-7, sulla sesta novella di Decameron 8, Bruno e Buffalmacco imbolano un porco a Calandrino, sulla decima di Decameron 4, la moglie di Maestro Mazzeo della Montagna. Una ventina di pagine in tutto, in cui insomma Pastore viene sollecitato a poco amene immagino passeggiate nel mondo della fitoterapia, dei semplici, no? La questione della salvia avvelenata quando appunto cresce in un luogo dove è stato un rospo, ma la salvia anche usata per detergere i denti, lo stesso maestro della Mazzeo della Montagna che viene identificato con un Matteo Selvatico, medico salernitano, autore di un opus pandectarum medicine, dedicato a Roberto d'Angiò nel 1317, oppure l'individuazione della fonte in un erbolarium di Arnaldo da Villanova, ma senza dimenticare poi che l'apostrofe di carattere epico-tragico «O felici anime alle quali in un medesimo dì addivenne il fervente amore e la mortal vita terminare», indirizzata a Simone Pasquino, ci riconduce a una tradizione illustre, tragica, in senso appunto dantesco e anche boccacciano, quella appunto della morte più o meno simultanea, in questo caso non del tutto simultanea, dei due amanti, insomma Tristano e Isotta, Paolo e Francesca, eccetera. In alcuni casi il ritrovamento insomma di una fonte serve anche a delineare alcuni aspetti della personalità di Boccaccio, ad esempio nella nota Amico della Ventura, Uomo di Vetro, no? Dedicato ovviamente a Amico della Ventura, Inferno 2:61, dove si nota come Boccaccio qui fosse fedele appunto a Della Ventura genitivo soggettivo, perché insomma il genitivo soggettivo che lo riportava a un'aura, come dire, all'Arrigo da Settimello, un'aura elegiaca, a lui personalmente molto molto cara. Lui stesso si definisce Johannes de Certaldo inimicus fortune nella epistola quarta Sacre Famis, il vostro Giovanni Boccaccio da Certaldo ed inimico della fortuna nella formula di sottoscrizione dell'epistola quinta a Niccolò Acciaioli, che è del 1341. Pastore individua la fonte, alcuni versi del Favolello di Brunetto Latini, che a loro volta si fondano su un trattatello di amicizia di buon compagno d'Assigna, ma appunto individuo anche, come dire, la consentaneità, insomma, no, di questa idea con l'autorappresentazione a volte un po' lamentosa che Boccaccio dava dei propri danni, dei propri malanni, al punto che proprio partendo dai versi del trattatello del Favolello e dal trattatello di amicizia, Pastore può illustrare il perché, no, di un soprannome che era stato affibbiato a Boccaccio, Uomo di Vetro, da Francesco Nelli, per la suscettibilità dimostrata dinanzi all'accoglienza ricevuta dall'Acciaioli nel soggiorno napoletano del 1361. E qui appunto si risale ancora una volta al Favolello e a Boccompagno, al capitolo De Amico Vitreo. Siamo all'interno di un circuito virtuoso di filologia e di critica di filologia ed esegesi. Poco importa se a volte la piena comprensione imponga incursioni non sempre in territori non sempre ameni, ricettari, fitoterapie e così via. Non mancano anche per il Decameron riflessioni di carattere generale, ad esempio anche in senso negativo, su cosa l'opera abbia significato in negativo per la novella e per il racconto breve in genere.
che solo lentamente e faticosamente si sono affrancati dall'ipoteca della raccolta del libro. Riflessioni che trovate in un saggio del 2006, Il Decamero e la sua eredità, primo capitolo della raccolta Saggi e Divagazioni. E qui ho rubato veramente molto tempo alla vostra attenzione e faccio punto anche perché non ho conclusioni più o meno posticce, la fantasia ce l'avrebbe avuta, ma non ho conclusioni posticce da proporvi, perché l'indagine di Pastore era un'indagine che per definizione non ammetteva né letture totalizzanti né conclusioni definitive. Era un lavoro di costante, di paziente, appassionata lettura, con degli approdi ben definiti, vero, ma aperta insomma anche a nuove letture, a nuove scoperte. Vi ringrazio. Grazie anche a Luciano Formisano per questo preciso, molto ben documentato ricordo di Manlio, di cui ha illustrato con riguardo a Boccaccio proprio l'interesse geografico letterario. Ora la parola al professor Paolo Mastandrea dell'Università Ca' Foscari di Venezia che parla Virgilio, poeta fui. Prego. Vuoi? Sì, ti do. Ecco, buon pomeriggio a tutti. Non è la prima volta che parlo di Manlio e ho anche scritto in memoria di Manlio. Lo faccio sempre con enorme rimpianto e intatta simpatia. E però, insomma, le cose che dico oggi sono abbastanza nuove, nel senso che sono l'esito di una serie di conversazioni che avevamo fatto molto tempo fa e che erano rimaste in un cassetto. Ma prima bisogna andare a quello che è stato l'inizio dei nostri rapporti diretti, diciamo così. Chi lo conosce sa che Manlio era un gran conservatore, diciamo, non aveva gran attese su un miglioramento, è vero, delle condizioni sociali, del riscatto dell'umanità. Viveva le cose con un senso di astrazione, di scetticismo razziano. E però il fatto che fosse un conservatore non gli impediva di essere anche, in quanto curioso formidabile, ansioso e come dire, entusiasta di ogni novità tecnologica. Per esempio, scendo in particolari che possono anche apparire ultimi, io ho conosciuto nella cucina di casa sua in via Piovese l'esistenza di una macchina per fare il pane, di cui lui andava per impastare e fare il pane. Quindi una cosa di cui non avevo la minima conoscenza e verso la quale, devo dire, non avrei avuto nessuna curiosità. Ma lui voleva spiegarmi come funzionava e trovavo tutto questo, diciamo, straordinario di una persona che invece aveva dedicato tutta la sua vita alla ricerca teorica, alla lettura, all'esegesi finissima, multilingue, è vero, dei testi letterari. Che so, un'altra cosa, io credo di aver visto nel suo ampio studio a Palazzo Maldura, dove si facevano spesso delle riunioni di cui adesso dirò, la prima macchina per le cialde del caffè. Io non l'avevo mai vista
appena entravi ti voleva offrire un caffè. Adesso lo fanno tutte le assistenti dei dentisti è vero, quando si tratta di aspettare, ti vogliono subito. E lì però risaliamo a tempi veramente molto, molto, molto remoti. Fatto sta, perché dico questo? Perché sin dall'avvento, negli anni '80, del personal computer, Manlio fu un utilizzatore precoce di macchine dotate di memorie, capaci di prestazioni non prima immaginabili quanto ad attività di scrittura e di ricerca scientifica. Nel successivo decennio, quello dei 90, egli fu attratto dalla possibilità di consultare e interrogare biblioteche e archivi testuali di vaste dimensioni, allogati nel minimo ingombro di un CD-ROM, che allora era una grande innovazione, chi c'era, cioè la gran parte di noi se lo ricorda soprattutto per la nuova opportunità che c'era di ascoltare la musica, no? Su un supporto così leggero, così sicuro, poco danneggiabile, eccetera, eccetera. Beh, diciamo che è stato proprio un CD-ROM che offrì l'occasione di conoscerci di persona. Io mi reputai naturalmente molto onorato, allora io avevo poco più di 40 anni, per il fatto che fu lui a cercare me, quando scoprì che si trovava a Venezia, dove stava metà del suo tempo, insomma, si divideva dal punto di vista della sua professione fra Padova e Venezia. Dicevo che si trovava a Venezia il curatore di ALB, Aurae Latinitatis Biblioteca, cioè una delle prime biblioteche elettroniche impostate in Italia, prima data di pubblicazione 1991, Zanichelli Olivetti. Devo dire che la LIS di Stoppelli e Picchi, letteratura italiana Zanichelli, che credo per gli italianisti è stato uno strumento che ha cambiato la vita, ha come prima data di pubblicazione 1993. Ecco dunque che da allora, proprio in virtù del fatto che fu lui, e io appunto ero molto emozionato di questo, perché io conoscevo il suo nome da sempre, anche se non ero stato suo allievo, perché ecco, un'altra coincidenza che mi ha colpito e di cui sono venuto a sapere molto di recente, cioè lui ha cominciato la sua presenza come professore ordinario all'Università di Padova nel novembre del 73, che è anche il momento in cui ho cominciato a fare l'assistente in questa università, quindi mi hanno scoperto molto, 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 ecco, quindi non era stato un mio professore, però naturalmente conoscevo la sua attività, soprattutto di organizzatore culturale, la storia della cultura veneta, le edizioni che faceva assieme a Branca, insomma, le voci dell'enciclopedia dantesca, eccetera, eccetera. Allora, dicevo che iniziò in quei primi anni 90 una collaborazione quasi trentennale, che tra le altre cose portò nel 1999 alla raccolta e digitalizzazione dei testi poi confluiti in Poeti d'Italia in lingua latina. Il sito fu presentato per la prima volta in un convegno organizzato a Mantova da Giorgio Bernardi Perini nel 2001. Se vi hanno distribuito questo handout, trovate il riferimento in fondo. In quell'occasione appunto Manlio e io presentammo ad una nel posto giusto questa, che peraltro venne accolta con una certa freddezza, perché vedete c'è stata molta difficoltà ad accettare questo tipo di strumentazione, c'è stato molta
un eccesso di cautela, secondo me. Certo c'erano dei difetti, certo ci sono ancora, ma occorre dire che la rapidità con cui si può non solo trovare, ma anche escludere rapporti di intertestualità sono tali da veramente aver cambiato la vita di tutti noi. L'apporto, naturalmente, allora facemmo, riuscimmo a vincere un paio di PRIN, come credo si continuino a chiamare, e dunque avevamo un finanziamento e l'organizzatore, il, diciamo così, colui che dava il piano del lavoro fu Manlio. E Manlio, naturalmente anche stilammo assieme, ma diciamo che faceva lui il lavoro dell'elenco delle opere, delle edizioni da incamerare, offrì naturalmente la collaborazione di allievi, gli spazi per gli incontri, a Palazzo Maldura appunto, eccetera. Credo che però l'idea di Manlio, che veramente rimane, anche se lo dico perché non vorrei che apparisse, davvero erano idee sue, ma in questo libro che poi trovate c'è un'appendice che è stata curata da Paolo Grigio, dove si elencano, non mi ricordo qual è il numero, ma un alto numero, di altissimo numero di tesi di laurea che Manlio ha diciamo fatto lavorare per lo più a Padova, ma per il periodo antecedente anche a Bergamo. Ecco, in queste decine e decine, centinaia di tesi di laurea ci sono spesso delle raccolte di inediti, di poesia latina inedita, soprattutto quattrocentesca o anche cinquecentesca, canzonieri o insomma altre antologie che venivano trascritte da allievi che curavano la tesi di laurea naturalmente allora quadriennali, ma che richiedevano, come ricordate bene, molto spesso ben più che i 4 anni canonici, lavori che sarebbero stati destinati ad una totale diciamo obliterazione nel momento in cui erano scritti con la carta carbone in 5 copie, risultavano illeggibili e comunque non consultabili molto spesso negli archivi storici delle università. Beh, tutto questo allora passò nella versione digitale e sono tuttora consultabili dopo decenni poi di naturalmente molto più molte altre integrazioni, eccetera eccetera. Mi fermo qui su questo aspetto e vado subito a quello successivo, perché senza gli archivi elettronici non sarebbe stato possibile fare il minima Agnizione di cui vi parlo quest'oggi. Poeta fui sta, come sapete bene, all'interno della terzina 173-75 in cui Dante ha il primo incontro con Virgilio, e Virgilio in prima persona parla: poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Come vedete, qui in apparato vi ho trascritto tutto ciò che... quanti sono? 7 secoli di critica, di esegesi, ha messo insieme per individuare ogni minimo modello, o possibile modello, che si trovi nelle letterature antiche, in particolare in Virgilio. Credo sia, non entro nei particolari,
naturalmente ogni commento virgiliano che si rispetti ha una parte di questi dati. Li ho messi insieme tutti, ma veramente tutti, anche perché nel 2012 Leopoldo Gamberale nella miscellanea in onore e in memoria di Scevola Mariotti mise insieme un articolo, Poeta fui, con lo stesso diciamo titolo che, della mia chiacchierata di quest'oggi, e sottotitolo Il mosaico virgiliano di Dante, Inferno 1, 73-75. Mosaico naturalmente è la metafora che vuol dire che Dante ha messo insieme come in un muro nuovo tante tessere, no? Che stavano per terra e che ricavava dal testo di Virgilio o di esegesi virgiliani. Alcune di queste individuazioni, agnizioni possono sembrare un po' diciamo audaci, ma per lo più risulta evidente che in effetti Dante ha fatto parlare Virgilio con le sue stesse parole. Cantai di quel che venne da Troia. Vedete, è il primo verso dell'Eneide. Arma virumque cano cantai, Troie qui venit che venne di Troia. Quel giusto, guardate, si tratta di dati che trovate anche nei comuni, lo trovate anche nel Sapegno, nel Momigliano, si tratta di per lo più di dati che sono già noti, va bene? Ecco, e che già i commentatori trecenteschi avevano in gran parte individuato. Qualche cosa aggiunge sicuramente Leopoldo Gamberale, ma quello che rimane fuori sono le due parole iniziali, poeta fui. Ora può apparire operazione anche un po' brutale, ma se uno interroga gli strumenti che abbiamo, in particolare Musisque Deoque, che è venuto dopo, diciamo, Poeti d'Italia, che comprende gli archivi della poesia latina dalle origini fino all'alto medioevo, trova che né allora, nell'antichità, né nel medioevo, né in epoca umanistica, e vi posso assicurare neppure dopo in latino, esiste altra testimonianza che quella che trovate al numero 4, il Tetrastica di Virgilio, in cui, come vedete, facendo seguito, imitando il celeberrimo autoepitafio, falso autoepitafio, di Virgilio, Mantua me genuit calabrite nuere tenet nunc partenope cecini, eccetera. La stessa tripartizione la trovate in questo Tetrasticon, dove vedete, avete Sicanius vates Silvis, il vate sicanus naturalmente è Teocrito, Ascreus in arvis è Esiodo, il meonius bellis ipse poeta fui, e naturalmente è Omero. Poeta fui non compare, questa manciata di sillabe, questo segmento testuale non compare mai prima di Dante, se non in questo testo, che a noi può apparire rarissimo, ma tale non era affatto. Perché questi tetrastica o altri, diciamo, testi, paratesti, accompagnavano comunemente le
i codici, i manoscritti virgiliani, e quindi erano inevitabilmente portati alla conoscenza di un pubblico anche non particolarmente di letture non particolarmente raffinate, come poteva essere Dante. A noi possono apparire testi che chi ha mai sentito parlare? Tutti conoscono il distico Mantua me genuit. Il distico che naturalmente, guardate il numero 6, Dante riprende in quel momento straordinario, no, di commozione, al verso 72, quando Dante e Virgilio incontrano Sordello e Sordello incomincia con Mantua, che è esattamente le prime sillabe di Mantua me genuit, e questo fa diciamo esplodere, no, la situazione, collegando poi l'affetto fra i due conterranei nella celeberrima invettiva, vero, sulle sorti dell'Italia, che è qualcosa che faceva rabbrividire una volta, quando dell'Italia si avevano, diciamo, altre idee, è vero? Fra questa invettiva, la canzone di Petrarca e il finale che la riprende, del finale del Principe, è vero? Va bene. Ora, per tornare al nostro testo, come eravamo arrivati con Manlio a questa individuazione? Io non l'ho mai scritta questa cosa, anche perché poi appunto in quei mesi uscirono sia l'articolo di Gamberale, sia l'articolo anche di un altro amico, di Fabio Stock, vedete questa Epitafia Virgilii, in cui trovate tutto quello che volete sapere anche di più su questi testi che, ripeto, a noi sembrano rarissimi, ma erano diffusissimi in realtà al tempo di Dante. Come c'ero arrivato? Perché nel 2010, dovendo io diciamo, collaborare indegnamente a questa iniziativa della nuova edizione commentata delle opere di Dante, e avendo il compito di affrontare i testi pseudo-danteschi o comunque diciamo di questa galassia di testi attribuiti o attribuibili a Dante, feci un intervento che si intitolava, lo trovate in bibliografia, Sopra la tomba di Dante e sopra quella di Tullio. Mi occupavo cioè di quegli epitaffi che, secondo Boccaccio, ricordate nel Trattatello, ci dice che alla morte di Dante il signore di Ravenna aveva indetto una specie di gara poetica con cui chi poteva, chi sapeva, doveva celebrare la morte immatura di questo maestro. C'era una specie di cenacolo dantesco, come sapete, a Ravenna in quel momento. E uno dei primi, forse il primo autore di questi epitafi, era Menghino Mezzani, che era un notaio, appunto, più o meno leggermente più giovane di Dante, su cui abbiamo un bel po' di notizie. Guardate il suo epitafio di Dante, che comincia molto famoso: Inclita fama cuius universum penetra torbem. Qui c'è una chiara citazione del primo verso del Paradiso, ma comunque ragioni di tempo lasciamo perdere. Dante salagheri florenti genitus urbe. Guardate, conditor elo qui lumenque decusque musarum. Allora, le macchine mi avevano messo in condizione di scoprire che questa sequenza
anzi queste due sequenze, Conditor eloqui e Lumenque decusque, erano state prese di peso da testi che appartengono allo stesso ciclo di quei De Trastica de Virgilia. Sono delle esercitazioni retoriche di scuola tardo-antica in cui gli allievi o i maestri in competizione tra loro dovevano scrivere parole di elogio nei confronti dei grandi scrittori del passato. E guardate, a proposito di Cicerone, l'Epitaphium Ciceronis dice: Unicus orator lumenque decusque senatus servator patriae conditor eloquii. È chiaro che è stato fatto un vero e proprio, diciamo, trasferimento di peso dei due segmenti, no? E l'elogio è stato spostato da Cicerone a Dante. Cioè Menghino Mezzani, e ripeto, i dati che abbiamo dal punto di vista storico, lessicografico, scusate, come si dice, codicologico, eccetera, sono che questi testi avevano appunto una larghissima diffusione. Basta, mi fermo qui, è una cosa minima, ma è una cosa, diciamo, che era rimasta in un cassetto. Ne avevamo parlato con Manlio e avevamo pensato sempre un giorno o l'altro ci torneremo sopra. L'occasione è stata quest'oggi. Vi ringrazio. Grazie davvero a Paolo Mastandrea per questo originale ricordo di Manlio. Ora l'ultima relazione è quella della professoressa Elisabetta Selmi del nostro Ateneo su Manlio, Pastore Stocchi, lo scaffale dei moderni. Prego. Grazie, sono onorata di essere in questo insigne consesso e soprattutto di portare il mio modestissimo ricordo di altissimo valore, insomma, docente dell'Università di Padova, che ovviamente per me non può essere stato che un maestro. Quindi, più che parlare io, ci terrei a farvi sentire, ecco, quelle che sono alcune pagine fondamentali del percorso di Pastore Stocchi, diciamo, che spigola tra i moderni, l'antico moderno. La scelta che ho dato appunto al mio intervento di lettore, lo scaffale dei moderni, è intenzionalmente una scelta che vuole essere generica, perché la figura di Pastore Stocchi è stata una figura che ovviamente ha percorso quasi tutta la tradizione letteraria italiana. Abbiamo sentito fino adesso il Pastore Stocchi, soprattutto del suo grande impegno con i nostri classici, grandi classici, ma Pastore Stocchi effettivamente ha lasciato pagine in tutte, voglio dire, in tutti i fronti. Io mi fermerò soltanto stasera su alcuni scritti, gli scritti e su quello che è l'impegno che Pastore Stocchi ha dato al Settecento, alla cultura del Settecento e alla sua attività legata all'Accademia dell'Arcadia. Però vorrei ricordare, ecco, un lungo percorso di Pastore che parte ovviamente da confronti con la figura ad esempio di Tasso. Per me è stato sicuramente illuminante quando sono arrivata a Padova sentire, poter, ecco, fruire delle sue lezioni e leggere le sue pagine ovviamente di commento alla Liberata, a partire da un saggio che rimane, diciamo,
comunque una pietra miliare, cioè che è quella della lettura dell'Incipit della Liberata, connessa a tutta un'ampia discussione, ve lo ricordo, retorica nel suo tempo, per l'uso ovviamente delle modalità della invocazione, invocazione che poi verrà messa in discussione alle muse pagane, e quindi a tutto quello che è il problema, diciamo, della costruzione della retorica del poema eroico, quale tasso lo viene ovviamente ad affrontare nel suo lungo percorso di scrittura. Ma ricordo anche l'edizione delle rime degli accademici eterei con Ginetta Uzzas, un'edizione molto importante, e ricordo anche un discorso che Pastore fece nell'occasione dei nostri seminari di italianistica, in cui in quel periodo in cui avevano allestito l'edizione Pastore e appunto e Ginetta Uzzas, contemporaneamente c'era in cantiere anche un'altra edizione che era ovviamente legata agli studi sempre altissimi, di altissimo profilo, della Scuola Pavese. E ricordo il discorso di Pastore e anche di Ginetta, appunto Uzzas, che avevano un po' così commentato la necessità di approntare edizioni critiche con una filologia, e uso il termine, cito a memoria, dal volto umano. Cioè una filologia dal volto umano, cioè una filologia che pur nel rispetto rigoroso di quelle che sono ovviamente le operazioni ermeneutiche, euristiche e tutto quello che ne può essere di un'edizione critica, devono però essere anche leggibili, devono cioè sempre tenere aperta la comunicazione con il pubblico. Di lettori, con i lettori. E mi piace ricordare un'altra considerazione che Pastore fece riguardo alla lettura, diciamo, di testi contemporanei, testi del moderno, e in cui si indagava il rapporto con l'antico, cioè il tentativo del recupero, no, di un'idea della tradizione che non ha cesure, di una tradizione che continua. E uso un termine che non è ovviamente di Pascoli, ma su cui Pascoli, cioè è un termine, voglio dire, anche molto più antico, su cui Pascoli costruisce anche lì la sua idea dell'antico sempre nuovo, dell'antico moderno, dell'antico che non deve mai, ecco, perdere, diciamo, il suo fondamento, la sua linea di continuità. L'idea quindi di un umanesimo integrale, sostanzialmente. E cosa diceva Pastore? Pastore diceva: speriamo che questi discorsi possano essere ancora fruiti. Temo che fra una ventina di anni non ci sarà più il lettore in grado di poter comprendere quanto scriviamo, di poter comprendere quanto si produce. Ed è un problema che credo sia oggetto di una seria riflessione, un problema serio, un problema anche del rapporto con i nostri studenti, del rapporto con la società dei lettori. Cioè noi possiamo parlare ovviamente di questa idea del recupero della coscienza di una tradizione che va dall'antico appunto al moderno, ma fino a quando lo potremo fare? Laddove sempre di più viene meno, no, l'esercizio, l'insegnamento, il recupero delle lettere classiche o ovviamente di una tradizione del passato. E direi che questa è anche la cifra con cui ha operato in tutto il suo percorso, un percorso di attraversamento, dicevo, davvero generalista nel senso pieno, no? Da storico della letteratura, da filologo edotico, cioè da chi sempre ha considerato
il testo, l'autore, all'interno di un percorso lungo, di un percorso che appunto è un percorso continuativo. E allora, oltre a ricordare Tasso, ricordare appunto l'edizione, comunque insigne delle Rimettere, ricordare le belle pagine che Pastore scrive come commentatore, ad esempio, dei linguaggi cinquecenteschi, dell'emblematica, dell'impresistica. Pastore è in grado di entrare a tutto giro nel sistema culturale. E quindi le belle pagine che aveva citato proprio all'inizio la Presidente e del suo commento, ad esempio alla impresa dell'Accademia dei Ricoverati, il famoso ovviamente emblema dell'antro delle ninfe, un testo legato a tutta una tradizione neoplatonica, il movimento che si confronta all'interno dei ricoverati con la tradizione anche dello sviluppo delle scienze, i due linguaggi, il linguaggio del letterario e il linguaggio appunto che sta sviluppandosi. Si è ricordato prima anche gli interessi, diciamo, scientifici di Pastore, e anche quella è un'altra cifra, una cifra in cui, quando discute anche da fine classicista, da fine umanista, sul senso della tradizione, il rapporto tra l'antico e il moderno, però ha sempre presente anche il dialogo, diciamo, del linguaggio letterario, della sua specializzazione rispetto al linguaggio della cultura, delle scienze in movimento. Ed è questo un altro nodo importante. Finirò proprio leggendo una riflessione che Pastore fa. Aveva anche interessi ovviamente per lo studio, ad esempio, dell'astrologia. L'astrologia e futuro, un suo saggio molto importante, ma è un'astrologia ovviamente letta all'interno di quello che è lo sviluppo, no? Del sistema filosofico, culturale, del rapporto tra cosmologia e astrologia, di come interviene il discorso, ad esempio, di Pico, interviene tutta la riflessione neoplatonica tra 400 e 500 sul problema appunto del modo, del rapporto tra la dimensione terrena legata alla casualità e all'esigenza di dare invece un ordine, di addirittura poter dare una dimensione con l'astrologia, appunto, quella che si chiama giudiziaria, addirittura una precognizione del futuro, e l'ordine cosmologico invece legato, no, a un sistema che è quello delle sfere, che è quello ovviamente dell'ordine sempre che si ripete, sempre uguale, sempre ovviamente in una dimensione, diciamo, razionale. Ecco, ci sono pagine significative su questo che ovviamente Pastore ha lasciato, riflettendo sui cambiamenti, no, che questo comporta nelle modalità e nella riflessione, diciamo, sia individuale sia culturale, nel rapporto appunto con la lettura, l'oroscopo ad esempio dei principi, no? È un tema significativo della cultura cinquecentesca. Ma interviene ad esempio Pastore anche significativamente sulla retorica di Galileo, ad esempio, studiando tutto quello che appunto è il dialogo, il passaggio tra il linguaggio, diciamo, del letterario e il linguaggio delle scienze, il linguaggio della scienza che sta sviluppandosi, ma che usa con Galileo ovviamente quelle che sono le figure, le metafore della retorica, appunto, del linguaggio letterario, e come questo funziona. Ho avuto occasione di poter sentire, ecco, ovviamente il sistema informatico, la registrazione di ultime conferenze che Pastore aveva tenuto e fatto all'Ateneo Veneto. Sono due conferenze, una dove discute ad esempio sugli istituti proprio della letteratura, ovviamente la dimensione è con un rapporto didattico, quindi c'è rivolta, diciamo, agli insegnanti, a quelli che devono trasmettere poi appunto alle giovani neve la cultura, e l'altro è un bellissimo intervento proprio sul concetto della metafora.
della metafora sia come figura retorica sia nel senso che oggi si dà al rapporto poesia e metafora, no? Il linguaggio poetico è appunto di per sé il linguaggio metaforico, è il linguaggio che si costruisce attraverso il percorso, no? Della, diciamo, della immaginazione, dell'invenzio. E proprio su questo ovviamente ci fa di nuovo capire quali sono gli interessi sempre di indagine sugli autori, sui testi, su una lettura attentissima ovviamente di quello che sono gli stili, il discorso strettamente letterario, ma all'interno di una ricerca delle grandi categorie, diciamo, culturali che permettono l'interpretazione dell'affermarsi, dello sviluppo, della coscienza, del rinnovarsi delle tradizioni. Ed è proprio in nome di questo poi naturalmente l'ultimo che sarebbe per me anche molto interessante discutere, ma non credo che ci sarà il tempo, è il suo intervento su Foscolo. E anche qui, sempre all'Ateneo Veneto, vi invito a, perché si può ascoltare, appunto, è registrata su computer, sì, su YouTube, questo ultimo intervento sul Foscolo dell'Ortis. Ovviamente Pastore ha ampiamente, voglio dire, discusso su Foscolo, sono sempre, voglio dire, centrali e sempre magistrali le sue pagine della storia della cultura veneta, ovviamente su il Foscolo giovane, il Foscolo che si forma all'interno del presunto linguaggio democratico dei cenacoli giacobini della Repubblica Veneta, e su cui già allora l'attenta lettura del linguaggio, diciamo, tra virgolette, lo metto, democratico, no, foscoliano, su cui Stocchi scrive, ecco, pagine un po' perplesse, cioè l'aspetto, diciamo, del giovane Foscolo, così, voglio dire, rivoluzionario, è un aspetto su cui discute a lungo, e discute a lungo proprio all'interno del contesto di quello che è il linguaggio e ovviamente tutto quello che è il discorso politico giacobino dei cenacoli, diciamo, della Repubblica Veneta. Ritorna a dialogare con Pastore Stocchi proprio su questo punto un bel saggio recente di Enzo Neppi, che in qualche maniera dà ragione, cioè, a quello che è l'etichetta, cioè di un democratico moderato, cioè di un pensatore, di un letterato che rimane dentro a un certo tipo di percorso. Ecco, e sarebbe anche qui tutto da riaprire i suoi suggerimenti. Ecco. L'altro nodo, ecco, in questo intervento invece all'Ateneo Veneto, discute su Foscolo e l'Ortis. Foscolo e l'Ortis, e vi invito, perché anche lì c'è una pista che traccia, secondo me di straordinaria ecopotenza, fa una riflessione dove parte ovviamente sulle edizioni, sul percorso delle tre edizioni ortissiane, ma analizzando quello che è ad esempio il rapporto nel frontespizio tra il ritratto, cioè che dovrebbe essere il ritratto ovviamente di Ortis, che però proietta il ritratto di Foscolo, no? Quindi affronta attraverso la rappresentazione, i ritratti sono diversi, e si vede bene una sorta di climax in cui il primo ritratto è effettivamente quello dell'edizione ovviamente di settecentesca, di fine Settecento, è il ritratto davvero in cui sembra che ci sia un processo, diciamo, di specchio proprio autobiografico. Foscolo diventa Ortis, Foscolo sì, viene rappresentato con i tratti di Ortis, e invece un processo di decantazione, di distillazione, ovviamente nell'ultimo Ortis del 17, nella immagine, nel ritratto, ovviamente, che viene, e fa una lunga riflessione che merita di essere, secondo me, ascoltata. Ma visto che abbiamo aperto già al Pastore Stocchi che indaga, quindi, territori sette ottocenteschi,
Quello su cui mi vorrei soffermare è proprio l'opera, diciamo, magna che in questi ultimi 20 anni, ecco, Pastore ha svolto per promuovere ovviamente il discorso della rinascita anche storiografica di quello che è stato l'Accademia dell'Arcadia. E soprattutto volevo, ecco, io ho chiesto se si poteva proiettare, ecco, quello che è l'ultimo, ovviamente, intervento, che è l'antologia delle rime, ovviamente, degli Arcadi, che vi ricordo esce proprio nel 2020, 2019-2020. È l'operazione che segue al repertorio dei tanti tomi, che, 14 dei volumi delle Rime degli Arcadi, che era stato messo ovviamente in cantiere a partire già dagli anni 80. Dagli anni 80, con l'invito dell'allora, ecco, custode generale, sì, che era appunto Rosanna Pettinelli, che purtroppo è scomparsa recentemente, che ha finalmente rimettere in cantiere, cominciare questa possibilità di un'edizione delle Rime degli Arcadi, sottraendo ovviamente che cosa? Sottraendo l'Arcadia nella sua complessità e tutto quello che l'Arcadia era stata nella sua produzione lirica, nei suoi discorsi, nel suo intervento, nella costruzione di questa rete di Repubblica delle Lettere, come dirà poi, no, Muratori, con le colonie arcadiche, a quel giudizio un po', diciamo, sprezzante, che si protraeva, vi ricordo, dall'età barrettiana, ma di nuovo era stato ovviamente in qualche modo, no, veicolato dallo stesso De Sanctis all'interno ovviamente di uno schematismo che era quello di un concetto di disimpegno, insomma, di queste pastorellerie appunto arcadiche, prive di quella coscienza, no, della vera identità appunto patria nazionale e di una storia civile. E fortunatamente poi invece riaperte già a partire, vi ricordo, negli anni postbellici da Croce, con l'idea, insomma, di rimettere un po' in moto questo sigillato scrigno dei tanti materiali dell'Arcadia, su cui poi lavorerà Pini, lavoreranno Fufu Pini, Pini, ovviamente tutta una linea, fino ad arrivare a questo progetto che la stessa Maria Luisa Doglio, che con belle pagine, e vi invito veramente a, ecco, così, fruirle nel volume curato, che è già stato citato da Garofalo, da Claudio Grigio, Paolo Mastandrea, insomma, Antonietta Pastore Stocchi, dice esplicitamente che è un progetto proprio di Pastore, cioè nel senso che Pastore accoglie questo suggerimento della Pettinelli, e la Doglio invece è molto titubante. Titubante, dice di non essere più, ecco, in grado di poter affrontare questa magna opera, ecco, e viene in qualche maniera appunto coinvolta da Pastore. Poi a questo, al repertorio, con tutto quello che è poi l'insieme degli apparati che ci permettono finalmente di ricostruire anche un'idea, diciamo, di tradizione, no, che si svolge in un secolo della lirica arcadica, ma anche attraverso le diverse stagioni dei vari, diciamo, custodiati, a partire dal primo, da Crescimbeni, per arrivare ovviamente Morei, Pizzi, fino, insomma, agli ultimi, che sono ormai confluiti in ambiente ottocentesco. E ecco, quindi c'è tutto anche una, diciamo, una bussola per orientarsi all'interno attraverso questo repertorio, ma non contenti, ecco, arrivano anche a ovviamente fare un'antologia. L'antologia viene allestita, messa, portata avanti anche nel periodo infelicissimo ovviamente del Covid. Ed è operazione veramente molto complessa, molto difficile e soprattutto interessante, se si può scorrere. No, vabbè.
Non si può scordare, volevo farvi vedere l'indice delle selezioni, selezioni che sono per buona parte, diciamo, di Pastore, e selezioni che ovviamente cercano di dare in questa antologia un quadro davvero complessivo di quelle che sono le grandi linee, diciamo, che si sviluppano a partire dalla vitalità, insomma, della lirica Arcade. Quindi non solo ovviamente l'Arcadia del ritornante, diciamo, Petrarca appunto settecentesco, Petrarca morale o Petrarca che ovviamente, diciamo, edulcorato settecentesco, ritornato, ma tutta una serie ovviamente di indirizzi, cioè poetici, che soprattutto è qui l'interesse che coinvolge il Pastore, Stocchi, Fine, ovviamente classicista, coinvolgono, cioè finalmente la ripresa delle due tradizioni che vengono messe in cantiere, cioè quella anacreontea, vi ricordo, quindi tutto il discorso dell'anacreontica, e di un'anacreontea che ha suoi tratti, cioè specifici, molto peculiari rispetto a quello che potevano già essere state le sperimentazioni anacreontiche precedenti, e vi ricordo soprattutto il ruolo di Chiabrera, ad esempio, e dall'altra parte una certa linea pindarica, una linea pindarica che poi diventa una linea davvero importante e costante, fino ad arrivare all'Ottocento, al discorso Pastore su questo, altrettanto scritto, voglio dire, pagine significative, fino in direzione, insomma, foscoliana e oltre. L'altro aspetto interessante è la presenza anche lì di donne, di poetesse e poeti, cioè uno dei settori su cui Pastore ha lavorato, aveva dato anche molte tesi, è stato anche lì, diciamo, molto antesignano e soprattutto senza, fortunatamente, no, quelli che saranno poi i tormenti dei gender, voglio dire, successivi, ecco, gender o non gender, ecco, e quindi trovate ovviamente in questa antologia rime di tutte quelle che sono questo gruppo significativo. Vi faccio solo qualche nome, ovviamente a partire dalla più celebre, Corilla Olimpica, che è la Maria Maddalena Morelli, conosciuta, voglio dire, cioè, nel suo tempo, più con il nome appunto Arcade che con il nome reale, cioè il suo nome. Poi la Paolina Secco-Suardo, la Petronella Padini, la Faustina Marappi-Zappi, cioè c'è tutto un gruppo molto significativo, volevo appunto far scorrere per far vedere. Cioè quasi, diciamo, equidistante, quasi, insomma, abbastanza equilibrato tra le presenze maschili e questo significativo, cioè non più solo manipolo di petrarchiste cinquecentesche, ma davvero un folto, diciamo, corpo appunto di scrittrici donne, di scrittrici donne. L'altro, così ricordo, è quello della scelta. Vi ricordo in Arcadia del nome di Pastore Stocchi, che è la scelta che è quella di Emaro Siboglio, cioè Pastore Stocchi eredita, come tradizione, come uso, eredita quel ovviamente nome arcadico che vi ricordo era stato di Apostolo Zeno, no? Cioè quasi all'insegna, così fortunosa, insomma, fortunata di una continuità, che segnala anche l'altro ambito davvero di importanti interessi che sono mossi, diciamo, dagli studi moderni, chiamiamoli così, il Pastore che affronta appunto il Settecento, affronta la modernità, cioè gli studi che vanno ovviamente a ricostruire le grandi pagine della cultura veneta, e della cultura, diciamo, dei cosiddetti traduttori o poeti, diciamo, che scrivono in latino, quindi poeti neolatini. Faccio riferimento, ad esempio, al saggio che potete leggere in questa raccolta che Pastore Stocchi poi ha fatto, cioè Forme, figure, retorica e poetica.
dal 500 all'800, no? Neoclassicisti e neolatinisti. Ora, questo neoclassicisti e neolatinisti è un saggio che Pastore che costituisce la relazione che Pastore aveva tenuto a Bassano del Grappa, sempre in relazione anche lì all'altro luogo in cui Pastore è molto attivo e molto, diciamo, promotore, che è quello del centro, no, della cultura canoviana di Canova. Cioè, quindi parte ovviamente da una riflessione sul discorso canoviano, sul discorso neoclassico, del neoclassicismo, e proprio il neoclassicisti e neolatinisti diventa una sorta di spoglio molto importante e significativo. Io non c'è tanto, ho ancora 3-4 minuti, quindi non c'è tempo di poter leggere alcune considerazioni, appunto, che fa Pastore Stocchi su quello che è proprio, sono, diciamo, l'importanza dei poeti, diciamo, di tradizione neolatina settecentesca che operano, appunto, anche in ambito veneto, ed è interessante, ad esempio, il riferimento anche a due, ecco, che sono traduttori, cioè oltre che promotori, diciamo, di una cultura non soltanto ovviamente latina, ma di una cultura greca, quindi un ritorno, no, proprio a un certo filo ellenismo, che è anche quello su cui si cementa e contemporaneamente si alimentano certe scelte del Foscolo, frequentatore, insomma, degli ambienti cesarottiani, e fa riferimento ad esempio a Michelangelo Carmeli, fa riferimento a Lazzarini, che sono due insigni significativi, maestri, diciamo, di cultura classica, ma anche importanti traduttori. Cioè Carmeli, vi ricordo, la cultura è quella del seminario padovano, ed è una cultura che ruota intorno, ad esempio, a una significativa sperimentazione della col Carmeli, della traduzione integrale dell'opera di Euripide, quindi con il recupero anche in funzione della necessità. Siamo nel Settecento, e un Settecento che ovviamente sta discutendo sul valore del teatro e della tragedia, e la formazione di una tragedia classica ritenuta, vi ricordo, dai francesi di basso profilo in Italia, e quindi l'operazione di traduzione integrale delle opere di Euripide da parte di Carmeli nell'ambiente del seminario, insieme ovviamente anche alla collaborazione con Lazzarini. Lazzarini scrive una tragedia, un Ulisse fortemente grecizzante, molto discussa, ecco, ma con il significato anche di produrre dei testi che siano esemplari, diciamo, per quanto riguarda il rinnovamento del teatro. E non a caso, proprio da questa operazione, c'è anche tutto il capitolo della rappresentazione dell'Ifigenia, delle Ifigenie, c'è, cioè, tutto il conflitto, anche la discussione anche con Maffei, eccetera. Quindi un capitolo molto significativo. Altrettanto, l'altro capitolo significativo che viene giustamente messo in luce all'interno di questo neoclassicismo che fa corpo ovviamente con il discorso anche artistico canoviano, e che Pastore Stocchi mette molto bene in luce, è quel neoclassicismo che traduce, ad esempio, testi ovviamente della cultura europea, cioè in particolare le lettere di Abelardo De Luisa, insomma il testo, il dialogo di Abelardo De Luisa Propiano, e che secondo ad esempio la lettura che dà, ovviamente c'è di mezzo il traduttore Costa, ci sono una serie, insomma, di traduttori su cui si sofferma ovviamente Pastore Stocchi, addirittura dicendo che questi traduttori neolatini, chiamiamoli così,
sono addirittura più bravi, cioè nel caso appunto di Abelardo e De Luisa è sicuramente migliore la traduzione neolatina piuttosto che quella, ecco, dell'anglista raffinato Antonio Conti, che rimane di valore inferiore secondo Stocchi. Ma soprattutto cosa mette in luce? Mette in luce questa idea di un neoclassicismo dove il repertorio, diciamo, mitologico, il repertorio delle immagini è sottoposto a un processo di attualizzazione, cioè quello che emerge e su cui batte punta sia in questo saggio su neoclassicisti, appunto, e neolatinisti, io era partito dal discorso anche del rapporto tra ovviamente il discorso letterario, la parola poetica e l'immagine, in quel caso il rapporto con Canova, è di un neoclassicismo fortemente, diciamo, capace di rispondere alla ricezione del moderno e fa vedere, recupera ad esempio un testo che è molto interessante, anche se sembra minoritario, che è questa vaninillina di Andrea Rubbi, del poligrafo Andrea Rubbi, che addirittura utilizza quello che è un repertorio, diciamo, di miti, di immagini, ormai considerato appunto usurato, considerato da superare, e lo sa riattualizzare, no? Cioè lo sa riattualizzare. E c'è tutta questa lunga riflessione. L'altro capitolo che si lega strettamente a questo e va anche in direzione di questa indagine sulle modalità, la ricerca, diciamo, della espressività del Settecento, e naturalmente si lega anche a tutto il repertorio e a tutto quello che è il lungo percorso di scavo fatto ovviamente nelle varie stagioni, nelle varie passaggi, no, dell'Accademia dell'Arcadia. È questo saggio che vi invito a leggere, su cui mi dovrei soffermare davvero, ma non c'è tempo, quindi chiudo velocemente, che è Mitopoiesi settecentesca, un saggio importantissimo in cui entra nella discussione sul problema, anche qui, torniamo ai concetti categoriali, no? Entra nella discussione sul problema del dibattito, ovviamente classico-romantico, il problema del mito, il superamento ormai della mitologia, dell'antico, inteso come qualcosa di usurato, cioè di un linguaggio che è diventato semplicemente una sorta di serbatoio retorico, assolutamente non rispondente alle esigenze dei tempi. E naturalmente anche qui parte e fa una lunga riflessione su quanto Schlegel dice. Schlegel, in una pagina importante del dialogo sulla poesia, in cui ovviamente diceva che il rapporto poesia-mito, mitologia per gli antichi, è comunque un rapporto, diciamo, strutturante, vitale, cioè non si può eliminare, si tratta di ripensare al problema del mito come mitopoiesi sostanzialmente, no? Cioè come quindi categorie, che archetipi che sono in grado di continuamente rifunzionalizzarsi, di rispondere, diciamo, al discorso del moderno. E qui c'è tutta una lunghissima, straordinaria, direi, ecco, riflessione che mette insieme tutto quello che è il lungo percorso, la lunga parabola, diciamo, della storia letteraria, in cui continua e ritorna costantemente questo problema del rapporto con il mito, con la mitologia, no? Quindi ritorna, ad esempio, al passato, alle pagine ovviamente di Musato, ma ancora prima anche di Petrarca, di Boccaccio, la riflessione appunto sui poeti primo teologizzantes, cioè i poeti che ovviamente esprimono attraverso il mito, anche se pagano, valenze che però sono connesse alla dimensione sacrale, diciamo, del linguaggio. E poi arriva a una riflessione, cioè dice, ecco, vi chiudo poi con quello che dice su Manzoni, cioè naturalmente la sua riflessione, se noi dice valutiamo le pagine del dibattito tra classicisti, ovviamente romantici, escludendo il discorso, ovviamente il grande discorso leopardiano, ma anche tutta una serie di riflessioni foscoliane, ad esempio della Chioma di Berenice, tanto per intenderci, discorsi, eccetera,
sembrano veramente essere argomentazioni molto povere, cioè rispetto a quello che è il dibattito sul problema del mito che si apre nel discorso ovviamente primo ottocentesco. Però a un certo punto dice, ci si dimentica che alle spalle c'è tutta una riflessione settecentesca, e una riflessione settecentesca che ha già, e lì appunto entra nel vivo, messo in discussione il problema. Non è un problema retorico il rifiuto della mitologia, alle spalle ci sta molto di più. E naturalmente allora vi leggo cosa dice riguardo a Manzoni con questo... L'ho scritto qui, insomma, se no lo prendiamo da qui. Ecco, dice esplicitamente. Mi limiterò soltanto a osservare, en passant, che la contestazione romantica della mitologia affetta, da sottolineare, per lo più di ignorare, cioè ovviamente gioca con questo, con questa dimensione di affettazione, cioè di enfatizzazione, per lo più di ignorare questi nobili e allora recenti trascorsi ideologici del mito, limitandosi a considerarlo come un arnese puramente retorico e come tale scaduto. Ma non c'è dubbio che i romantici di ingegno più sottile e di fede più salda, quali ad esempio Manzoni e lo stesso Hermes Visconti, io aggiungerei anche Ludovico di Breme, fossero consapevoli del ruolo non innocente che la mitologia aveva giocato nel pensiero laico e persino nel costume della generazione precedente, e ne diffidassero per motivi non già di poetica né in fondo di morale, ma proprio in quanto la sapevano coinvolta nella critica illuministica alle origini trascendenti della religione. L'irrigidimento religioso e moralistico che si percepisce dietro il rifiuto della mitologia, poniamo di un Manzoni, andava infatti ben al di là della mera questione di poetica e di gusto, e non si attardava a spazzar via degli inutili rottami, bensì respingeva appunto l'ipotesi della verità della mitologia, no? Cioè quindi tutto il discorso che si era sviluppato su una certa linea settecentesca di tipo vichiano, sostanzialmente i poeti teologizzanti, tanto delle origini della scienza nuova. Ecco, recentemente adibita nei modi di cui si è appena, a sostegno di una prospettiva di pensiero che individuava nella mitopoiesi, cioè nella prerogativa tutta umana di creare dei miti, l'origine e il fondamento di qualsiasi religione. Cioè, praticamente cosa dice? Questo atteggiamento di rifiuto della mitologia, che alla fine, se si vanno a leggere le pagine della discussione, si capisce bene come questi letterati, ha perfettamente ragione su questo, sono in assoluto disaccordo nell'affermare, nel dichiarare, cioè il rifiuto, e poi però si apre in un'altra direzione, cioè è visibile il discorso contraddittorio, perché dietro ci stanno altre ragioni. Il problema di tutta la critica alla mitologia come superstizione, e quindi al problema dell'originario, al problema della secolarizzazione del sacro, cioè che avviene attraverso, c'è una lettura attentissima che fa della voce ad esempio della Encyclopédie Pastore, no, di John Colt, dove fa vedere come proprio lì siamo nel Settecento, a metà degli anni 50, nel Settecento e ancora prima, cioè delle affermazioni volteriane, si stia formando questa discussione sul problema della mitologia come problema che non è un problema retorico, è un problema connesso ovviamente alla riflessione sul linguaggio delle origini, sul problema del linguaggio delle origini, cioè su come l'uomo si esprime, cioè una modalità di espressione diversa
da quella della nazionale, che riporta alla fondazione dell'originario, che è poi tutto il dibattito, no? Intorno ovviamente al discorso stesso di Vico, ma già a partire da Gravina, ed è un dibattito che attraversa l'Arcadia. Cioè, Pastore, quando dice affronta questa analisi del Settecento come precursore di queste modalità, ecco, va poi a rivedere qual è tutto il dibattito vero interno all'Arcadia, non di pastorellerie, cioè dove basta leggere, non so, il saggio sulla poesia ebraica, sì, sulla poesia, ad esempio, ebraica di Garofalo, eccetera, no? Cioè c'è tutta una riflessione complessa che arriva a questo. E con questo chiudo. Siamo andati. Ecco, grazie anche ad Elisabetta Selmi con questo intervento sul pastore moderno, forse meno conosciuto, ha completato questo quadro composito della nostra analisi odierna sull'opera, sulla figura di questo grande studioso. Siamo molto lieti, posso dire solo una parola di conclusione, del felice esito di questo omaggio di oggi. Un omaggio doveroso, ma nello stesso tempo sentito a questo nostro amico e collega di eccezione, che ha permesso, credo, una volta di più di confermare la ricchezza straordinaria, la versatilità, la poliedricità di questo grande studioso, che ci ha lasciato un'eredità di stimoli ricchissimi. Ecco, forse quella soggezione che, come dicevo all'inizio, molti di noi provavano per Manlio, si è oggi un po' sciolta in un'analisi più articolata e precisa dei tanti aspetti, molti altri ce ne sarebbero stati, della sua opera. Io devo ringraziare moltissimo, per concludere, gli autorevoli relatori che ci hanno onorato oggi con la loro presenza, ma ringraziare anche l'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari al nostro Ateneo, che hanno voluto, organizzato e promosso questa giornata, questo incontro assieme all'Ente Petrarca. Un incontro che spero abbia contribuito in un modo significativo al ricordo di Manlio Pastore Stocchi. Grazie. Figurati, è che il ruolo del charter è sempre